Buongiorno a tutti. Prima di passare alla spiegazione dell'articolazione della giornata, io comincerei lasciando la parola immediatamente al consigliere Giorgio Bertola, che in rappresentanza dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ci porterà i saluti istituzionali. Dopodiché, dopo i suoi saluti, brevemente spiegherò alla platea, anche ai relatori, ricorderò la struttura della giornata. Innanzitutto, comunque, grazie per essere qui e buona giornata e buon lavoro a tutti. Buongiorno a tutti, un benvenuto da parte del Consiglio regionale del Piemonte e dell'Ufficio di Presidenza che oggi rappresento, a tutti i partecipanti, agli organizzatori, ai relatori e a tutti i professionisti che interverranno su questo tema così sentito dall'opinione pubblica. Siamo infatti qui oggi per riflettere sul rapporto tra gruppi di interesse e decisioni pubbliche con l'obiettivo di arrivare ad una norma regionale. La nostra istituzione ha a cuore le questioni legate alla trasparenza, alla partecipazione e alla cittadinanza attiva. Sono tutti argomenti affrontati nel corso degli anni e che hanno trovato risvolti applicativi pratici nella realizzazione di strumenti concreti mirati ad un maggior coinvolgimento del cittadino. Mi riferisco alla piattaforma Arianna, che per esempio è la nostra banca dati normativa, che rimane un modello tra i più completi in Italia. Al dossier virtuale delle leggi che permette di seguire l'evoluzione di un testo legislativo e attraverso una nuova implementazione che è in fase di definizione permetterà di accedere alla post vigenza della legge stessa. Infine, un ulteriore sforzo in direzione partecipativa è la consultazione online che semplifica la possibilità di fare osservazioni da parte dei soggetti esterni quando siamo nell'iter di discussione della legge in commissione, quindi siamo nella fase delle consultazioni. Tutti insieme questi strumenti formano un impianto strutturale di apertura del processo legislativo regionale verso l'esterno, con l'obiettivo di semplificare l'accesso e la consultazione e quindi di aumentare la trasparenza e la possibilità per il cittadino di coinvolgersi nella res pubblica. Ancora molto resta da fare però nell'ambito della trasparenza del rapporto tra i portatori di interessi e i decisori pubblici. In Italia è assente un quadro normativo che regolamenti i rapporti tra politica e mondo imprenditoriale e questa opacità spesso dà vita a scandali e a sospetti di ingerenze e intromissioni nei processi decisionali. In conclusione, quindi, ringrazio ancora tutti i presenti e i rappresentanti delle forze politiche che sono qui oggi in Assemblea per gli sforzi profusi nella direzione di raccogliere gli spunti che emergeranno durante la giornata, con l'obiettivo di arrivare alla definizione di una norma regionale che integri consultazioni, registri, agende pubbliche ed altri strumenti per aumentare la trasparenza verso i cittadini e la responsabilità dei decisori. Buon lavoro e buona giornata a tutti. Bene, ringraziamo il consigliere Bertola e entriamo nel vivo dei lavori. Allora, innanzitutto una questione tecnica, la sala è coperta da wifi libero, quindi se avete esigenza di connettervi basta cercare la rete UIPE, la rete per tutti, vi connettete alla rete, accettate le condizioni d'uso che si apriranno quando aprite poi il programma per navigare su internet e siete automaticamente connessi senza wifi. Come diceva il consigliere Bertola, qual è il senso della giornata? Oggi per noi l'intenzione è compiere un primo passo verso una norma regionale di regolamentazione del rapporto tra gruppi di interesse e decisore politico. Come si diceva, è un tema emergente nel dibattito pubblico. Noi come Consiglio regionale, come Regione, abbiamo deciso di provare a affrontare questo tema, pur sapendo che appunto non c'è una normativa organica, non ci sono esempi organici di regolamentazione, ma alcune realtà, poi come ci diranno i nostri relatori, sono andate giustamente anche a un certo punto di vista in ordine sparso. Quindi quello di oggi è un primo confronto che sarà strutturato in questa maniera. Adesso sentirete gli interventi di tre relatori che vedete qui al mio fianco, cioè Gianluca Sgueo della New York University, Alberto Bitonti dell'Università della Svizzera Italiana e Paola Perrotti dello studio FBI Associati, che ci daranno tre punti di vista. In particolare il professor Sgueo farà una contestualizzazione su cosa vuol dire oggi lobby
a livello internazionale. Il professor Bitonti, invece più nello specifico, siccome lui si è occupato di questo anche in una importante ricerca che ha pubblicato recentemente, ci farà un quadro anche su come si è intervenuti nella regolamentazione nei paesi europei. E infine la dottoressa Perrotti ci darà l'altro punto di vista, cioè cosa vuol dire fare lobbying e public affair dal punto di vista professionale, quindi per dare lo spaccato. Questa è la prima parte. La seconda parte l'abbiamo immaginata come un dialogo tra attori del territorio che vedete man mano comporsi qui davanti a me e man mano li presenteremo. E i quali, dopo anche aver ascoltato le relazioni che li precederanno, l'idea è che ci diano qualche suggestione su cosa loro immaginano, per la loro esperienza, debba essere inserito in una norma regionale di regolamentazione tra gruppi di interesse e decisore politico. Infine, i rappresentanti delle forze politiche che si raggiungeranno via via, insomma, alla fine raccoglieranno quello che è emerso durante la giornata e poi insomma ci lasceremo. Appunto, come dicevo, questo è un primo passo che vogliamo intraprendere, vogliamo che questo sia un percorso veramente partecipato di definizione e elaborazione di una norma. Io l'ho fatta troppo lunga, non mi sono presentato, io sono Fabio Malagnino dell'ufficio stampa, sono un giornalista e mi occupo anche di Open Government per il Consiglio regionale del Piemonte e desidero ringraziare moltissimo le persone che con me hanno lavorato a questo evento, innanzitutto gli uffici che come sempre danno un supporto straordinario a tutta l'organizzazione, c'è tutta una parte di dietro le quinte che è importante, spesso invisibile, ma devo dire senza la quale non sarebbero possibili giornate come queste, Pietro Cattorini dello studio FBI Associati e Fabio Trocino che con me hanno elaborato, pensato, seguito la strutturazione di questa giornata. Grazie a tutti, buon lavoro e passo subito la parola al professor Gianluca Sgueo. Grazie. Buongiorno a tutti. Grazie dell'invito, sono contento di essere qui e vorrei iniziare complimentandomi con il Consiglio regionale perché il vostro percorso, quello che oggi cominciate, è un percorso importante, dagli esiti incerti. Ed è un percorso, quello del tentativo di regolare i rapporti con i gruppi di interesse, che ha dei precedenti. Questo secondo me è un dato confortante. Ci sono altri governi regionali che prima di voi hanno provato a disciplinare il rapporto con i gruppi di interesse, lo hanno fatto con successo. Ai giornalisti piace ricordare il 2002, quando la Toscana, con la guida al Consiglio di Riccardo Nencini, che oggi è in Senato, approvò la prima legge sul rapporto con i rappresentanti di interesse, la prima legge a livello regionale. Più recentemente sono intervenute altre regioni, la Regione Lombardia e la Puglia. Il gruppo di regioni che disciplina i rapporti con i gruppi di interesse in Italia non è maggioritario rispetto al numero di regioni che abbiamo, ma è un numero interessante. Se poi ci spostiamo fuori dai confini nazionali, troviamo altri esempi, ve ne cito soltanto due, uno è la Catalogna, che ha il proprio registro rispetto dei rappresentanti di interesse, e l'altro sono alcune delle regioni della Germania, che a loro volta adottano delle regolazioni settoriali. Perché vi dico questo? Perché il fatto che sia un dato incoraggiante ci porta al secondo punto. Il dibattito oggi è un dibattito che non definirei soltanto vivace, definirei assordante. La parola lobby è una parola che occupa quasi ogni giorno i mezzi di comunicazione. C'è un amico e un collega, si chiama Marco Mazzoni, è associato all'Università di Perugia, che 2 anni fa ha pubblicato una ricerca molto interessante, ha studiato il coverage della parola lobby sui 3 principali quotidiani nazionali, il Corriere della Sera, La Repubblica e La Stampa. La sua ricerca era mirata a verificare quante volte la stampa parla di lobby e come ne parla.
ha fatto una ricerca che copre un arco temporale di 12 anni, dal 2000 al 2012. Ebbene, in questo arco di tempo, sui primi tre testate nazionali, la parola lobby compare 4.344 volte e compare con degli spazi significativi. 1.878 volte è uno spazio di poco inferiore a metà pagina, 1.461 volte occupa uno spazio tra la metà pagina e la pagina, 564 volte è uno spazio che occupa una pagina intera. Soltanto in 441 casi c'è un trafiletto, quello che i giornalisti chiamerebbero trafiletto. Quindi il primo dato è che la stampa, ovviamente questo è uno spaccato, ma la stampa nazionale, i tre principali quotidiani, parlano spesso di lobbying. Il secondo dato, non credo di dire nulla di nuovo, è che le associazioni che fanno i giornalisti con la parola lobby sono quelle che, ahimè, credo siano note a tutti, nel 20% dei casi le lobby sono associate ai poteri forti. Nel 19% delle volte il giornalista parla di lobby come condizionamento all'esercizio delle attività dei decisori pubblici. Nel 5% dei casi è un intralcio ai processi decisionali e nel 10% delle volte sono le lobby la causa del mancato approvamento, della mancata approvazione, perdonatemi, di provvedimenti legislativi. Non ci sono soltanto i media, le lobby sono importanti nel dibattito pubblico, ne fanno uso tanto le opposizioni quanto la maggioranza. Sono argomento di discussione nei contesti accademici e ahimè, devo dire, solo in ultima battuta in contesti come questo, cioè in contesti di regolatori pubblici che vorrebbero intervenire sulla materia. Quindi a fronte di alcuni precedenti importanti e a fronte del dibattito vivace che abbiamo oggi in Italia, il vostro compito è un compito che, ripeto, a me pare encomiabile ma anche difficile. Quindi vorrei usare questo tempo che rimane a mia disposizione, anziché per dirvi quello che dovreste fare, perché credo che ci siano persone molto più titolate rispetto al sottoscritto per fare questo, provarvi a raccontare quello che non dovrebbe fare un legislatore regionale nell'affrontare la legislazione dei gruppi di interesse. Ho 5 punti da condividere con voi. Il primo punto lo chiamerei il cosiddetto miraggio della conoscenza. Allora, secondo il miraggio della conoscenza, un legislatore, un decisore pubblico, quindi il Consiglio regionale piemontese, deve mirare al sistema perfetto attraverso cui avere la completa trasparenza dei processi decisionali, evitare qualunque fenomeno corruttivo e rendere credibile tanto l'attività dei lobbisti quanto quella dei decisori pubblici. Secondo me il miraggio della conoscenza, in quanto miraggio, è una trappola. Io sono convinto che non esista un sistema perfetto per disciplinare i gruppi di interesse. Guardate all'Europa, ve ne dirà meglio il professor Bitonti, ma guardate all'Europa, ci sono 7 paesi che hanno una legge nazionale con dei registri obbligatori, 2 paesi che hanno sistemi cosiddetti di soft regulation, metà di questi paesi associa al registro un codice di condotta, l'altra metà non lo associa. Ci sono paesi, ed è il caso del nostro, in cui abbiamo dei registri settoriali che quindi coprono l'attività di una singola amministrazione, può essere un ministero come può essere una regione. Ci sono paesi, sistemi giuridici, è il caso dell'Unione Europea, dove abbiamo più sistemi sovrapposti. Oggi a Bruxelles abbiamo un registro che copre attività della Commissione e del Parlamento e poi abbiamo la Commissione che da questa legislatura ha un sistema di mappatura interno degli incontri che fa con i lobbisti, quindi 2 sistemi di informazione contrapposti. Peraltro è un sistema che sta transitando da regole a iscrizione facoltativa al registro a iscrizione obbligatoria. Il punto è che non esiste un sistema di regole in grado di assicurare tutti gli obiettivi in maniera perfetta. Questo è il miraggio della conoscenza. Al miraggio della conoscenza segue un secondo errore comune: la semplificazione dei buoni contro i cattivi. Allora, secondo la narrazione dei buoni contro i cattivi, i buoni sono le organizzazioni della società civile
che portano avanti gli interessi della società civile, quindi non dell'impresa, e i cattivi sono l'industria. E chi fa questo binomio, chi segue questo binomio, spesso ahimè gli stessi decisori pubblici, tende a guardare alcuni dati, guarda il volume della spesa, guarda il numero di soggetti che sono impiegati da un determinato soggetto per svolgere attività di pressione, guarda il numero di incontri che i decisori pubblici hanno avuto con questi soggetti. Se voi guardate a questi dati, inevitabilmente voi avrete uno squilibrio evidente tra Google, da una parte. Google è stato il secondo soggetto che in Unione Europea ha speso e ha investito in attività di rappresentanza nel 2017, e non lo so, vi cito la più grande organizzazione della società civile al momento in Europa, Save the Children, che è ampiamente al di sotto rispetto a queste grandi aziende. Quindi i cattivi, l'azienda che influenza i decisori pubblici, e i buoni che senza mezzi e senza personale non riesce ad arrivare ai luoghi delle decisioni. A chi fa questa distinzione riesce difficile spiegare perché pochi mesi fa la Commissione Europea rinnova per soli 5 anni rispetto ai 15 previsti l'autorizzazione alla vendita del glifosato nei prodotti per l'agricoltura alla Monsanto, che è un colosso, una multinazionale delle sementi, e non spiega perché pochi mesi prima la Commissione e il governo americano abbandonano il progetto dell'accordo transatlantico commerciale, che era il più grande accordo internazionale sui rapporti commerciali. Sono state entrambe battaglie combattute da attori della società civile, apparentemente senza mezzi, entrambe battaglie vittoriose. Il mio punto è che se guardate esclusivamente ai volumi di spesa e all'impatto materiale dei gruppi di pressione, avete una parte del quadro. Oggi parte consistente dell'attività di pressione si svolge attraverso quello che sui libri di testo troverete definito come advocacy, quindi attività di mobilitazione dell'opinione pubblica che poi hanno influenza sul decisore. Il terzo errore comune è il paradosso dell'onestà, e non me ne vogliano gli amici al governo che di questa parola fanno bandiera, giustamente. Il mio non è una critica al concetto di onestà, ci mancherebbe, ma è una critica all'idea che vincolando il decisore pubblico entro gabbie di rendicontazione si possa automaticamente ottenere la, appunto, onestà dello stesso. E questo è il problema, questo è il paradosso. Più vincoli tu poni al consigliere regionale, meno ti stai avvicinando all'obiettivo della trasparenza e quindi dell'onestà. Secondo voi è un caso se oggi a Bruxelles chiudono gli studi di lobbying e ricreano la figura giuridica di associazioni per organizzazioni di eventi? Se un consigliere regionale del Piemonte si presenta ad un convegno dove viene presentato uno studio da parte di un'associazione di settore e siede al fianco di un rappresentante di interessi, è tenuto a rendicontare quell'attività, e quell'attività si deve considerare da parte del rappresentante di interessi un'attività di lobbying o no? Il mio punto sotto questo aspetto è che l'eccesso di cavilli e di vincoli non è lo strumento attraverso il quale si ottiene la piena trasparenza del processo decisionale. Tant'è che oggi uno degli ostacoli che incontra la trasformazione del registro europeo da regole facoltative obbligatorie è l'opposizione degli eurodeputati, i quali dicono: nell'esercizio della mia attività di rappresentanza io devo essere libero di incontrare i rappresentanti di interessi, naturalmente nella trasparenza, ma la trasparenza che io do la do nei confronti del mio elettorato, non posso essere vincolato da un obbligo di rendicontazione anche di una telefonata che ricevo dall'organizzazione X. Ed è un punto discutibile, ma che ha un fondamento. Quarto punto, penultimo, la fede cieca nelle tecnologie digitali. Chi vi parla è un aperto sostenitore dell'innovazione nella pubblica amministrazione e nell'utilizzo delle tecnologie digitali, quindi
sia chiaro, non sto dicendo che la tecnologia non sia utile al risparmio di costi, di tempi e a raggiungere una maggiore efficienza dei processi decisionali. Il problema è che quando si vede nella tecnologia l'uovo di Colombo, quindi la soluzione per il problema che vi state ponendo, cioè la disciplina dei gruppi di interessi, ecco che c'è un elemento mancante. Quindi io sento parlare per esempio del legislative footprint. Il legislative footprint, che è una cosa tipicamente che avviene tramite elementi digitali, indicherebbe presenza al pubblico di quando è avvenuto lungo il processo decisionale l'incontro tra il lobbista e il decisore pubblico. Ed è una cosa che appunto è possibile tramite le tecnologie digitali. Tutto bene, il fatto è che chi si professa fiducioso nelle tecnologie digitali come strumento per la soluzione della trasparenza dei gruppi di interesse, guarda al dato come un ricercatore o come un giornalista e ignora l'utilizzo del dato ai fini del processo decisionale. Il punto è che la tecnologia è uno strumento per ottenere dei dati che sono utili alla regolazione dei gruppi di interesse, non la soluzione essa stessa del problema della trasparenza e della regolazione dei gruppi di pressione. L'ultimo punto è il tema della reputazione, che a mio giudizio è un tema cruciale oggi. Il tema della reputazione dovrebbe farci riflettere quali sono le ragioni secondo le quali un lobbista dovrebbe essere portato ad aderire ad un sistema di trasparenza ed un decisore pubblico a promuoverlo. Non funzionano, vi ho spiegato, i vincoli stringenti, la tecnologia non è una soluzione interpretata autonomamente, è impossibile controllare a 360 gradi il tessuto di relazioni che hanno i rappresentanti con i decisori pubblici. Cosa ci resta? Un elemento importante sul quale vi invito a riflettere è quello della reputazione, che è una valuta molto preziosa. Oggi ci sono, soprattutto i più piccoli, che sono la maggioranza, studi di lobbying a Bruxelles che sul tesserino scrivono la data di iscrizione al registro dei lobbisti. Ci sono alcuni eurodeputati che in autonomia pubblicano sul loro sito web, ogni eurodeputato ha un sito web, come accade anche in Italia, gli incontri, l'agenda degli incontri che hanno avuto con i rappresentanti di interesse, e lo fanno al fine di alimentare la reputazione. È una chiave di lettura, a mio giudizio, costruttiva, costruire quindi un sistema che garantisca una migliore reputazione al decisore pubblico, ma anche al rappresentante di interessi. È un punto di partenza interessante. Attenzione soltanto a una cosa, c'era Henry Ford diceva che non si può costruire una reputazione sulla base di ciò che si vuole fare. Ecco, quindi il mio invito, la mia conclusione per i vostri lavori, per il vostro progetto, è quello di guardare ad un sistema snello, intelligente nel senso di consapevole dei propri limiti, che punti all'idea di reputazione e che soprattutto guardi agli obiettivi che vi volete porre piuttosto che all'ideale, alla chimera della trasparenza che in quanto tale non esiste. Vi ringrazio e vi saluto. Ringraziamo il professor Sgueo e nel frattempo diamo anche il benvenuto alla dottoressa Martini in rappresentanza dell'Ordine Ingegneri di Torino e anche credo visto che si sta avvicinando la dottoressa Antonetto. Buongiorno. E nel passare la parola al professor Bitonti, mentre si avvicina, una cosa che ovviamente chiedo anche lui di specificare meglio, vedete che il convegno di oggi è stato realizzato oltre che in collaborazione con FB Associati, come si diceva prima, anche con Open Lobby, che è una coalizione civile che appunto è un advocacy group, come ricordava il professor Sgueo prima, promuovere la cultura del lobby trasparente nelle istituzioni. Ovviamente adesso il professor Bitonti ci spiegherà meglio il senso di questa iniziativa e poi se entrerà nel vivo del suo intervento. Grazie. Sì, grazie Fabio, grazie al Consiglio regionale per questa iniziativa davvero pregevole.
Devo dire, Gianluca Sgueo ci ha messo già sulla strada giusta di alcune riflessioni. Vi invito anch'io, in virtù di un'esperienza, guardate, io il tema del lobbying mi ha affascinato fin da subito, fin dagli anni dell'università non ho mai smesso di studiarlo, quindi è stato un amore a prima vista. Perché? Perché il lobbying è così importante? Perché capire come funziona il lobbying, capire cosa comportano le attività di lobbying, significa capire meglio la democrazia, significa capire meglio come funzionano i sistemi politici. È l'essenza stessa della democrazia, quindi indagare questo aspetto ci permette di indagare la democrazia stessa. Appunto negli anni mi è capitato di analizzare, studiare le soluzioni legislative o le pratiche in paesi di tutto il mondo, mi è capitato di dare consigli anche a diversi governi, a diversi sistemi giuridici su come approcciarsi a questo tema. E secondo me è importante avere uno sguardo comparato perché ci permette di imparare dagli errori altrui. Quelli che hanno già affrontato questa materia si sono già imbattuti in molti casi, in molti errori, alcuni di quelli richiamati da Gianluca e altri. Quindi per chi si approccia oggi a regolamentare questo settore è un'occasione preziosissima di apprendimento, giusto? Provare a vedere cosa hanno fatto gli altri, dove hanno sbagliato e provare a capire dove invece dobbiamo andare ad agire noi. Per fare questo io partirei, e poi appunto arrivo anche al discorso open lobby, io partirei dal discorso che ha fatto un fiorentino molto noto e molto importante per la storia italiana degli ultimi anni. Ovviamente mi riferisco a Niccolò Machiavelli, che ci propone un insegnamento fondamentale, degli ultimi anni, intendo gli ultimi 500 anni o giù di lì, insomma, ovviamente. Niccolò Machiavelli ci propone un insegnamento fondamentale che spesso viene ignorato da chi si occupa di questo argomento. La distinzione è tra il mondo dei desideri, il mondo dell'immaginazione, il mondo per come lo desideriamo, per come lo vorremmo, e il mondo per come davvero è. È una distinzione che Machiavelli ci propone nel Principe ed è una cosa fondamentale perché con questa distinzione in realtà noi poniamo le basi per lo studio scientifico della politica, che fino ad allora era filosofia politica, era tutta teoria. Lui criticava i vecchi filosofi come Platone, Aristotele, che per migliaia di anni hanno studiato la politica per come deve essere, la repubblica perfetta, il governo migliore. Machiavelli ci dice, guardate, andiamo a guardare come davvero funzionano le cose. E questa è la distinzione, l'approccio che dovremmo adottare anche nel parlare di lobbying. E quindi a quale conclusione arriviamo? Il lobbying è un fatto, amici miei, è un fatto. Che ci piaccia o no, sia che lo regoliamo, sia che non lo regoliamo, il lobbying accade, le attività di lobbying sono un fatto. Quindi non è che se non c'è una legge non ci sono lobby, non è che se non ne parliamo non ci sono le attività di lobbying. Questo vorrei che sia molto chiaro, un punto di partenza importante, perché oggi l'attività di lobbying si fa in tanti modi, semplicemente o non si sa come avviene, quindi non c'è trasparenza, avviene nell'opacità, oppure, punto ancora più importante della trasparenza, è che soltanto alcuni riescono a fare attività di lobbying e a influenzare i processi decisionali. Altri no. E questa è la distinzione fondamentale. Non è tanto il punto dell'opacità, perché quello è importante, sì, ma la cosa fondamentale è che soltanto alcuni riescono ad accedere. Quindi è un sistema iniquo, un sistema non regolato, in cui non si sa cosa succede, è un sistema iniquo perché soltanto alcuni, spesso quelli che hanno più mezzi, più tempo a disposizione, più risorse a disposizione, più risorse finanziarie a disposizione, possono compiere questa attività fondamentale per i processi democratici. Altri no. E quindi in questo veniamo anche al discorso, per esempio, della tecnologia che abbassa i costi, che non è una soluzione in sé, non è una panacea, ma in effetti ci permette di abbassare dei costi e quindi ci permetterebbe di rendere più aperto il processo decisionale stesso. In che modo? Guardate, proviamo a mettere insieme alcuni dei tasselli. Dato che abbiamo detto, partiamo dai fatti. Alcuni dei fatti che possono essere riscontrati nei sistemi politici oggi, parlo in generale, mi sono concentrato nel libro che è uscito l'anno scorso che citava Fabio Malagnino prima, Lobbying in Europe,
ci siamo concentrati su tutti i 28 paesi dell'Unione Europea più l'Unione Europea stessa, quindi sono, diciamo, 29 sistemi politici a confronto, cercando di capire quali sono delle tendenze che emergono nei vari sistemi. Mi concentro soltanto su un paio di punti che a mio avviso sono fondamentali. Il primo è il modo in cui cambia la rappresentanza. La rappresentanza politica tradizionale cambia negli ultimi anni, negli ultimi decenni, e diviene più frammentata. Questo è un dato su cui riflettere, nel senso che mentre prima c'erano i grandi partiti, le grandi organizzazioni, i sindacati, Confindustria, che erano quelli rappresentativi in generale di una società e si ritenevano abbastanza in grado di rappresentare l'insieme degli interessi, oggi questa capacità è venuta indebolendosi fortemente e quindi la rappresentanza stessa politica dei partiti, sindacale, degli industriali, settoriale nei diversi settori, a livello di società civile è molto frammentata, ci sono diverse associazioni che si occupano dello stesso tema, diversi sindacati, diversi partiti, è molto più frammentata perché la nostra stessa capacità di muoversi nel sistema politico è cambiata e è andata frammentando. Quindi questo è un primo dato da cui partire. Il secondo dato è la sfiducia. La sfiducia che è quella che negli ultimi decenni ha alimentato chiaramente anche la nascita in reazione, la nascita di diversi populismi, di diverse sfiducia, dalla cultura del sospetto, senza entrare appunto nel merito. Ma è un dato questo, la sfiducia, che insomma i cui indicatori si possono trovare in diversi sondaggi, nell'ultimo è l'Eurobarometro di qualche tempo fa, la sfiducia verso le istituzioni pubbliche, la cultura del sospetto, appunto la ricerca su come la parola lobby viene coperta nei media, significa attenzione però, chissà cosa c'è dietro, chissà quale lobby, chissà quali meccanismi opachi sono intervenuti per bloccare o per promuovere questa legge. Non sapendolo nasce il sospetto, si alimenta il sospetto, e proprio su questo prospera la sfiducia verso la democrazia, verso i partiti. Se guardate anche il grado di fiducia verso i partiti o verso le istituzioni politiche in Italia è bassissimo e va sempre peggio, ma non è un fenomeno soltanto italiano, in generale in Europa e nel mondo si può vedere questo grado di sfiducia. Quindi secondo me bisogna partire da questi due dati: la frammentazione della rappresentanza e la sfiducia. Cosa fare, quindi? Come possiamo reagire a questo? La frammentazione, guardate, non si può fare niente, è un trend storico e non c'è possibilità di agire su quello. Possiamo agire però sulla sfiducia, possiamo provare a generare fiducia, a creare dei meccanismi che generino fiducia nelle istituzioni, nella democrazia, negli attori politici, nei processi decisionali. E regolamentare l'attività di lobbying mi sembra fondamentale proprio su questo, proprio per rispondere a questa finalità. Quali sono le esperienze avviate a livello internazionale su questo? Un po' ne accennava Gianluca prima. Il primo caso, primo tipo di azione su questo è la cosiddetta soft regulation. Che cos'è la soft regulation? Una regolamentazione leggera basata su registri volontari. Questo è il caso per esempio del Bundestag tedesco, che dagli anni 70 ha un registro volontario in cui le organizzazioni di interesse possono iscriversi, anche altri paesi, la Francia fino al 2016, dal 2009 l'Ungheria per alcuni anni, registri volontari in cui, tenuti dai parlamenti o appunto dalle assemblee legislative solitamente, in cui le organizzazioni di interessi o i singoli individui, quindi organizzazioni oppure singoli individui, singoli professionisti di questo campo, possono volontariamente iscriversi. Ora, come potete immaginare, se il fine, e guardate, questo è il caso anche della Camera dei Deputati, se ne è parlato tantissimo in Italia, 2 anni fa è stato fatto questo regolamento che istituisce questo registro volontario dei rappresentanti di interesse della Camera dei Deputati. Soft regulation, quindi lasciamo la volontarietà. Come potete intuire, qual è il problema di un approccio di questo tipo? Se il fine è la trasparenza, è vedere quali sono tutti i rappresentanti che intervengono, se non è volontario, cosa succede? Come immaginate, il problema è la parzialità. Soltanto, se non è volontario, soltanto alcuni si iscriveranno, magari di solito proprio quelli migliori che non ci pongono problemi, invece quelli che vorremmo avere sotto un riflettore non si iscrivono e hanno risolto il problema. Quindi questo tipo di approccio è inefficace. Per i nostri fini.
Quindi attenzione, se il fine è provare davvero a cambiare le cose, non a fare una legge per dire noi abbiamo una legge e stiamo con la coscienza a posto, il registro volontario non è la soluzione. Mi sembra molto chiaro, anche sulla base appunto delle esperienze internazionali. Il secondo caso è quello della self-regulation, cioè, come ha fatto il governo britannico per tanti anni, lasciamo che i lobbisti stessi, le organizzazioni si autoregolino attraverso codici deontologici, attraverso associazioni professionali che creino dei codici di condotta o appunto dei codici di disciplina o dei codici etici, per cui noi lasciamo a loro il campo e non interveniamo. Ora, anche qui, come immaginerete, abbiamo il problema analogo al caso precedente, nel senso che non tutti saranno membri di associazioni professionali. In Italia abbiamo diverse associazioni, le più importanti sono il Chiostro e la FERPI, il Chiostro come associazione delle lobby e la FERPI come federazione delle relazioni pubbliche. Ora, ovviamente non tutti i lobbisti sono membri del Chiostro o della FERPI, quindi uno, non copriamo tutti i lobbisti, conosciamo soltanto quelli che sono membri di queste associazioni, quindi possiamo trovare i nomi. E anche la capacità delle associazioni di fare enforcement di questi codici etici è limitata, perché comunque sono associazioni volontarie, quindi cosa mai possiamo chiedere loro? E anche questa quindi è una soluzione che tendenzialmente non funziona, anche se è il caso di molti paesi. La Romania ha un registro, appunto in Italia abbiamo detto il Chiostro ha il codice etico e l'elenco degli associati, in diversi altri paesi c'è anche un elenco volontario in Repubblica Ceca per esempio di organizzazioni. Anche qui però non arriviamo al fine, non raggiungiamo il nostro obiettivo. Un terzo caso è quello dei mandatory registers, ovvero quelli obbligatori a cui faceva riferimento Gianluca. E lì potremmo dire, ah ecco, questi abbiamo risolto il problema perché sono obbligatori, giusto? No, sbagliato. Perché? Perché dipende come li fai questi registri obbligatori. Il registro obbligatorio, come suggeriva saggiamente l'amico Gianluca Sgueo, o in generale la coercizione o l'aggiungere vincoli e cavilli, spesso ha l'effetto opposto di spingere le persone a non registrarsi o a uscire dai registri. È esattamente quello che è successo negli Stati Uniti, che spesso vengono citati come l'esempio perfetto, una regolamentazione perfetta. No, niente di più sbagliato, l'esempio statunitense è lampante su questo. Quando dopo il 2007 è stato fatto un giro di vite, diciamo, sulla regolamentazione, sul registro del lobbying negli Stati Uniti, molti lobbisti, molti professionisti hanno semplicemente scelto di cancellarsi dal registro, perché è troppo difficoltoso, troppi requisiti, troppi vincoli rispetto a chi non era registrato. E quindi qual è il problema? Nei registri obbligatori spesso si richiede l'iscrizione ai lobbisti, a chi fa questo lavoro, per poter operare, una sorta di ordine quasi, ma in realtà si creano tantissime iniquità. Perché? Perché, come giustamente si diceva prima, quando si fa lobbying, in realtà non conta che tu lo faccia per un'impresa, per una fondazione, per un'associazione non governativa, per un gruppo di cittadini, perché l'attività è la stessa. A meno di avere un criterio, guardate, questo è un discorso filosofico, ma a meno di avere un criterio assoluto, di verità assoluta, per cui qualcuno che ha la verità assoluta può dire io impongo questa verità, tutti gli altri sono i cattivi, io sono il buono. Se non disponiamo di un criterio così, e io credo che filosoficamente non disponiamo di un criterio così, l'interesse pubblico in assoluto, la verità con la V maiuscola, noi dobbiamo permettere a tutti di poter parlare e di poter influenzare il processo decisionale. E sarebbe assolutamente iniquo dire, ah no, tu lobbista che lavori per la tua agenzia, ti devi registrare, ci devi mandare report trimestrali, una serie di informazioni, tutti gli altri, avvocati, giornalisti o altri soggetti volontari per organizzazioni della società civile che fanno esattamente lo stesso lavoro, non hanno questi stessi requisiti. È una grandissima iniquità.
non è giusto semplicemente, ma è proprio, crea una differenza e comunque crea l'incentivo a non entrare nel registro e dire vabbè, ma in realtà io non sono un vero lobbista, come succede negli Stati Uniti, per cui loro hanno la definizione del 20% del loro tempo dedicato a incontri con decisori pubblici. Vabbè, no, ma io sono al 19%, quindi non mi devo iscrivere. Ci sono tantissimi, loro lo chiamano i loopholes, tantissime scappatoie, tantissimi modi di aggirare la legislazione di questo tipo. Quindi non è efficace anche il mandatory registration applicato in questo modo. Ci sono esempi di appunto paesi anche in Europa di mandatory registers, appunto la Lituania o la Polonia o addirittura il Regno Unito, che è il paese da cui la parola lobby deriva. La parola lobby è la lobby di Westminster, l'anticamera dell'aula di Westminster, quella è la lobby, da quello deriva la parola lobby oggi. È proprio in Regno Unito che mi sbagliano il registro, mi sbagliano la legge, perché impongono soltanto ai lobbisti professionisti, quelli for hire cosiddetti, quelli che possono essere assunti da diverse organizzazioni, no profit o aziende, ma possono essere assunti lavorando come terzi per qualcun altro. Ecco, si concentrano soltanto su quelli, tutti gli altri no. Come abbiamo detto, è assolutamente inutile fatto in questo modo. Alcuni registri sono un po' meglio rispetto a questi esempi, per esempio quello sloveno o quello austriaco, in cui hanno detto no, tutti quanti si devono registrare, tutte le varie organizzazioni. Ma cosa succede? Sia in Slovenia che in Austria, in realtà ci sono delle organizzazioni che sono, direbbe, avrebbe detto Orwell, più uguali degli altri, sono più importanti. Perché? Perché sono in sistemi neocorporativi, cioè in cui ci sono delle organizzazioni, tradizionalmente camere del lavoro o determinati sindacati, in Austria la chiamano proprio la social partnership, sono delle organizzazioni che hanno un posto privilegiato rispetto agli altri. E questi sistemi riflettono questa iniquità, anche lì. Nonostante il mandatory register, nonostante il registro obbligatorio, ci sono alcuni che sono più importanti degli altri. E quindi, di nuovo, non otteniamo il nostro scopo. Gli unici due paesi che mi sento di raccomandare in senso più virtuoso sono, non a caso, gli ultimi due del gruppo dei sette citato prima, che hanno regolamentato in maniera nazionale la materia, che sono l'Irlanda e la Francia. Perché? Cosa hanno fatto Irlanda e Francia? Hanno detto non soltanto io voglio coprire tutti i soggetti che fanno lobbying, quindi non soltanto i lobbisti professionisti tutti, a prescindere da l'organizzazione per cui lavoriate, dovete iscrivervi al registro, ma anche l'insieme dei decisori pubblici. Perché, amici miei, noi non possiamo chiedere, quando regolamentiamo una cosa del genere, non possiamo chiedere degli obblighi soltanto a chi fa lobbying, soltanto ai professionisti, perché chi ha l'obbligo di rendicontare verso il pubblico, chi ha l'obbligo democratico di rendicontare, non sono i lobbisti, ma sono i decisori pubblici. E questa è la grande rivoluzione, quello che il messaggio che noi vogliamo mandare con questa coalizione di diverse organizzazioni, Open Lobby, che raggruppa diversi soggetti della società civile, Riparte il Futuro, Transparency International, il Chiostro, la Ferpi, quindi anche i professionisti, è quello di dire, signore e signori, concentriamoci sul vero problema. Il vero problema sono i decisori pubblici, non sono i lobbisti. Stiamo tutti a parlare di cosa fanno i lobbisti, ma noi dobbiamo pensare a cosa fanno i decisori pubblici. È lì la chiave, dobbiamo ragionare sul processo decisionale, su come vengono prese le decisioni, non su quello che fa il lobbista, perché sì, mi interessa, ma relativamente. A me interessa che tipo di decisione prende il decisore pubblico. Quindi è questa la rivoluzione, provare concentrarsi sul processo decisionale. E quindi, ecco, registri obbligatori, ragioniamoci. Ci sono anche paesi che non hanno nessun registro, paesi come la Slovacchia o il Belgio o Cipro o la Svezia. Possiamo dire che sono tutti sullo stesso piano? No, la Svezia ha una grande cultura della trasparenza, loro hanno fatto addirittura un FOIA, un Freedom of Information Act nel 1700, parliamo di un paese così, in cui c'è una cultura della partecipazione altissima. Quindi dipende sempre dal contesto, è vero, non possiamo adottare una soluzione buona per qualsiasi contesto, perché dipende anche dalla cultura politica di un paese, di un sistema giuridico, e quindi anche addirittura casi di paesi senza registro possono avere una trasparenza molto maggiore di casi che hanno il registro. E poi c'è una categoria, diciamo, intermedia, io la definisco quella dell'Unione Europea in particolare, un registro condizionale, in cui qual è il ragionamento? La Commissione Europea e il Parlamento dicono, se voi volete incontrarci,
e volete entrare nei palazzi decisionali, dovete registrarvi. Quindi non è obbligatorio, come nel caso statunitense per esempio, non è obbligatorio per fare la professione, perché appunto è irrealistico e non ce la fai a fare quello. Invece è molto più ragionevole dire: se voi volete entrare nel Consiglio regionale piemontese e incontrare i membri della giunta o dei consiglieri, e volete anzi essere per esempio chiamati nel momento in cui c'è un'iniziativa di un progetto di legge su un certo tema, io vi posso incentivare a iscrivervi, non soltanto permettendovi di entrare senza dover registrare ogni volta per la prima volta l'identità per entrare proprio nell'edificio, ma addirittura vi avverto, dico: guardate, noi stiamo discutendo di questo tema, anzi se avete osservazioni mandatecela. Ma mi sembra che qualcosa appunto sia già stato fatto su questo, quindi siamo già un pezzo avanti. Quali valori possono, ecco, qual è il punto? Oltre al registro, tutti quanti parlano di questi registri, ma non bisogna concentrarsi soltanto sul registro, perché il modo in cui vengono prese le decisioni coinvolgono una serie di fattori da tenere presenti. Vi faccio un brevissimo elenco. I registri sì, ma per esempio una disciplina delle revolving doors, cioè cosa succede se il consigliere regionale appena cessato dall'incarico diventa un lobbista e quindi usa i propri privilegi, le proprie conoscenze per poi fare il lobbista l'anno dopo, due mesi dopo, a volte, ecco, c'è una disciplina in molti paesi, questa delle revolving doors, cioè prevedere un periodo di raffreddamento tra la fine di un mandato pubblico e l'inizio dell'attività di lobbying vera e propria. I conflitti di interessi dei decisori pubblici, come affrontiamo questo tema, in che modo possiamo affrontare il tema dei conflitti di interessi. L'accesso fisico ai palazzi, spesso lasciato così nell'opacità, senza un criterio, invece anche quello si dovrebbe considerare. Il finanziamento politico, guardate, questo è un punto fondamentale perché spesso non ci rendiamo conto, anche in Italia, essendo il paese adesso il primo dell'Unione Europea in cui non c'è più il finanziamento pubblico dei partiti, ragazzi, noi non ci stiamo rendendo conto di quanto cambierà il sistema politico italiano, soprattutto nel medio termine, adesso che andiamo proprio al regime. I partiti sono sempre più in difficoltà, ma per fare politica ci vogliono soldi, ci vogliono fondi. Quindi da dove vengono questi fondi? È importante quindi approcciare, capire anche questo discorso. Il public procurement, prima si parlava, ci sono esperte in sala, come ci procuriamo i beni pubblici, come facciamo le gare per procurarci i beni pubblici, che è un altro grande settore di attività di lobbying. L'anticorruzione, il freedom of information, la disponibilità di dati e di informazioni, è accessibile a tutti, ristretti, come funziona? In generale, concluderei con il processo decisionale in generale. Come immaginiamo il processo decisionale? Secondo me ci sono alcuni valori da considerare, e sono i valori dell'open government. L'open government è la filosofia che ci dice: apriamo i processi decisionali, e su questo possiamo immaginare, io immagino, un triangolo di strumenti, una triade di strumenti che ci consentono di migliorare la qualità delle decisioni pubbliche. I tre strumenti, su cui magari Gianluca può essere un po' scettico, ma da una parte un registro della trasparenza, dall'altra l'agenda pubblica degli incontri. Non necessariamente deve essere una cosa voyeuristica per cui giorno dopo giorno tu ti trovi quelle informazioni, ma come fatto per esempio dal ministro Calenda nello scorso governo, sono dati rilasciati tempo dopo in maniera che non sono più sensibili, ma puoi rilasciarli in forma aggregata, perché a me interessa il dato aggregato, non mi interessa sapere tu cosa fai oggi, mi interessa a livello aggregato. Se tu in un anno hai incontrato 50 volte un'organizzazione e una volta un'altra, almeno lo so. E poi ognuno trae le proprie conclusioni. Però appunto su questo il lato reputazionale è fondamentale. E infine legislative footprint, cioè non tanto dire: ah, lungo il percorso decisionale ho incontrato quell'associazione, ma quali sono stati i contributi dei diversi gruppi di interesse a quella decisione. Se io decido di regolamentare un settore, chi pensava a chi? Quindi nella discussione del Consiglio regionale alcuni gruppi avevano questa proposta, altri avevano quest'altra proposta, alla fine il Consiglio ha preso questa decisione e lo spiega perché. E semplicemente basta magari una paginetta, due paginette in cui si spiega: guardate, qui c'erano varie posizioni, i vari stakeholder cosiddetti la pensavano in questo modo, noi abbiamo preso questa decisione per questo motivo. Questo è il legislative footprint. Perché il valore fondamentale qual è? L'accountability. Non mi interessa la trasparenza in sé, la trasparenza è un mezzo,
è un mezzo per arrivare al fine dell'accountability, cioè il grado, l'essere responsabili della propria, delle proprie decisioni, perché è questo che richiediamo a decisori pubblici democraticamente legittimati. Guardate, nel mondo c'è anche questa organizzazione, Open Government Partnership, che racchiude più di 80 paesi, adesso siamo arrivati, non so Federico, il numero esatto al momento, siamo più di 75, quasi 80 paesi del mondo che hanno aderito a questa iniziativa informale, intergovernativa, per cui si dice voi paesi promuovete delle riforme di Open Government. E su questo quindi può essere anche un bell'ombrello a cui il Consiglio regionale piemontese può richiamarsi e anche anzi dire guardate noi abbiamo questa, abbiamo preso questa iniziativa e confrontarsi col sistema internazionale. Insomma, quello che dobbiamo creare è quello che io chiamo democrazia collaborativa. La democrazia collaborativa significa rovesciare un po' il meccanismo. Io decisore pubblico ho interesse a collaborare con tutti, con i cittadini, con le aziende, con le associazioni no profit, con le confessioni religiose, con chiunque, perché collaboriamo insieme a produrre decisioni pubbliche migliori. Questo è il fine. Decisioni pubbliche migliori. È un sistema più legittimato, più credibile. È tutto lì. Quindi ecco, se uno dovesse, insomma queste sono soltanto alcune delle risposte, se uno dovesse dire il registro volontario o obbligatorio, noi direi condizionale la scelta migliore. Le obbligazioni vanno sui lobbisti o su quelli che ricevono lobby? Su tutte e due, su entrambi i fronti, perché se noi ci concentriamo soltanto su una parte ci perdiamo un pezzo. Quali informazioni dovremmo chiedere ai lobbisti, per esempio quelli che si iscrivono nel registro? E più di lobbisti parlerei di organizzazioni, più di appunto, come vi ho detto, non i singoli professionisti, ma le organizzazioni di interesse. Abbastanza per essere accountable, abbastanza per sapere chi sono, quali sono gli interessi chi lavora per loro, qual è il budget, non chissà che cosa. Dovrebbe essere pubblico il registro? Sì, io mi immagino un registro che sia sempre pubblico online, una pagina, quindi una lista di persone, come quella del Parlamento europeo, della Commissione europea. Il registro della trasparenza europeo, secondo me, è una best practice da cui ispirarsi moltissimo. Quindi il registro sì, sempre pubblico. L'agenda, come vi dicevo, può essere resa pubblica soltanto magari anche dopo un po' di tempo, dopo uno, due mesi o sei mesi, non è importante. E il la legislative footprint, cioè l'impronta di quello, dei vari contributi dei vari gruppi su una decisione, con la decisione stessa. Quando il Consiglio regionale approva una legge, si pubblica la legge e insieme alla legge si pubblica un footprint, un piccolo report di una, due, tre pagine in cui si ricostruisce un po' il percorso e si dice queste erano le posizioni, questo è il motivo per cui abbiamo preso questa decisione. Mi sembrano dei valori di buonsenso che non soltanto ci consentono di migliorare la qualità delle decisioni stesse e della democrazia, ma ci consentono di recuperare il valore fondamentale che è a rischio oggi, che come vi dicevo prima è quello della fiducia. È una sfida assolutamente da vincere, quindi buon lavoro. Grazie. Ringraziamo il professor Bitonti e chiamo la dottoressa Paola Perrotti di FB Associati per il suo intervento finale di questa prima parte della giornata. Ecco, buongiorno. Partner di FB Associati, abbiamo con estremo piacere accettato l'invito di essere qui, di dare una mano nell'organizzazione dei lavori. FB Associati nasce oltre 20 anni fa, siamo una società che fa appunto rappresentanza di interessi a livello nazionale, a livello territoriale, a livello europeo e fin dalla nostra Costituzione ci dedichiamo alla promozione della regolamentazione della nostra attività, con l'approccio di cui si è parlato fino adesso e che mi sembra sia anche l'approccio che il Consiglio regionale
intende adottare. Da una parte la regolamentazione dei gruppi di interesse, dall'altra parte l'obiettivo di migliorare il processo decisionale per arrivare a una legislazione, a una regolamentazione efficace, che sia veramente efficace, che sia veramente al servizio dei cittadini. E mi piace questo accento che il Consiglio vuole, insomma, ha anticipato di voler mettere, di porre la sua attenzione, di rimanere concentrato sul miglioramento del rapporto tra gruppi di interesse e processo decisionale, quindi una maggiore collaborazione, un maggior ascolto, come si può facilitare la partecipazione e l'ascolto dei gruppi di interesse nella convinzione che possano giocare un ruolo importante nel miglioramento del processo decisionale stesso. A me nello specifico è stato chiesto di parlare di come l'attività dei gruppi di interesse sia cambiata in questi ultimi anni ed è cambiata molto, perché è cambiato molto il contesto in cui siamo chiamati ad operare. Lo sanno i gruppi di interesse, lo sanno a maggior ragione naturalmente i decisori pubblici che lavorano tutti i giorni su questo. Senza dubbio il cambiamento è la parola chiave. Il mondo è cambiato, non sono passati neanche 30 anni, sono meno di 30 anni, 29, dalla caduta del muro del Berlino, quindi parliamo di un periodo, di un lasso temporale relativamente piccolo, e il mondo è completamente cambiato. Ma l'aspetto più rilevante, l'elemento più dirimente, non è il cambiamento in sé, è la velocità di questo cambiamento. Abbiamo vissuto per anni, per decenni, situazioni quasi immobili in cui sembrava non succedere nulla. In questi ultimi anni il mondo cambia e sembra cambiare ad una velocità che non abbiamo neanche il tempo di renderci conto di questi cambiamenti. Per comodità, per cercare di facilitare, semplificare un contesto che è diventato sempre più complicato, abbiamo evidenziato 5 dinamiche che caratterizzano il mondo oggi, il contesto in cui tutti noi operiamo oggi. Secolarizzazione, la società ormai è sempre più lontana da schemi precostituiti, da dogmi religiosi di qualunque tipo. Mediatizzazione, siamo sempre di più una società che si rifà ai meccanismi dei mezzi di comunicazione, vecchi e nuovi. Globalizzazione, siamo una società sempre più globale grazie o a causa dei nuovi mezzi di comunicazione, di internet, social media e così via. Interconnessione, un effetto moltiplicatore per cui siamo tutti connessi in continuazione, ma soprattutto, questo secondo me è l'aspetto che ci riguarda più da vicino, la disintermediazione. L'ausilio di internet, l'ausilio di questi nuovi mezzi di comunicazione rende meno utile l'utilizzo dei mediatori, degli intermediari tra il consumatore e il produttore. Non c'è più bisogno di un passaggio intermedio, il rivenditore, il distributore, perché io posso avere un rapporto diretto. Nella politica vuol dire che il cittadino può arrivare direttamente al decisore e forse non ha più bisogno di quei corpi intermedi, di quei partiti che hanno sempre svolto negli anni questo ruolo importantissimo. Quindi il mondo, il contesto dove i gruppi di interesse operano è veramente radicalmente cambiato. Ci sono dei segnali forti che ormai conosciamo tutti, sono diminuiti e continuano a diminuire gli iscritti ai partiti, calano o quantomeno si modificano gli iscritti ai sindacati, ci sono tensioni all'interno degli ordini professionali, anche le organizzazioni datoriali vivono delle fasi, dei momenti di crisi. Qui fa solo dei numeri, ma partiti come i numeri, un tempo, 40 anni fa, del Partito Comunista Italiano e della DC, sono numeri in termini di iscritti oggi impensabili, oggi veramente impensabili, come
l'affluenza alle elezioni politiche, un trend che è in costante diminuzione, ma non parlo naturalmente solamente del nostro paese, parlo di un fenomeno a livello globale, quantomeno in tutti i paesi industrializzati. Quindi la rappresentanza degli interessi da tempo sta vivendo una profonda crisi, che deriva da un cambiamento radicale, ma veramente della società, del contesto in cui siamo chiamati ad operare, che rende sempre più difficile la rappresentanza degli interessi. Questo quindi chiaramente un messaggio per noi che facciamo questo lavoro, allo stesso tempo è un contesto difficile per lo stesso decisore pubblico. Ancora una volta, con l'intento di semplificare, di dare delle chiavi di lettura di una situazione così complessa, sicuramente 5 sono i caratteri tipici con cui ciascun gruppo di interesse deve, rassegnarsi a convivere, perché sono inevitabili, non li possiamo governare né contrastare. Volatilità, incertezza, complessità, ambiguità, conflitto. Non c'è dubbio, volatilità. Le cose cambiano, come dicevo all'inizio, cambiano molto più velocemente rispetto al passato. I cambiamenti sono repentini. I punti fermi, quando ci sono, durano poco e sono sostituiti rapidamente da altri punti fermi, con una velocità, con estrema velocità. L'incertezza, ugualmente, il fare previsioni sul futuro è diventato forse una delle imprese più difficili, mentre in passato il processo decisionale era sicuramente un processo più lineare, quindi anche il lavoro di noi gruppi di interesse, di rappresentanti di interessi. Nel campo del processo decisionale è aumentata l'incapacità di prevedere gli esiti di una decisione pubblica. La complessità, il contesto e lo scenario sicuramente è diventato più complesso, non c'è dubbio. Ci sono più interessi in campo, non solamente economici, adesso no, anche di carattere sociale e tanti altri, e soprattutto, poi lo vedremo, aumenta la conflittualità tra i diversi corpi sociali, proprio in virtù di quello che dicevamo prima, la disintermediazione, questa assenza di delega, questo rapporto diretto. Una delle conseguenze sicuramente è l'affollamento dell'arena decisionale e un aumento del livello di conflittualità. Complessità, forse l'avevo già detto, vi chiedo scusa, c'è una duplicazione. Lo dicevamo prima, insomma, sono più centri, qui è un focus invece sul processo decisionale. Sono aumentati anche i centri decisionali e le arene di policy, tant'è che adesso si parla di multilevel governance. L'Italia accanto a livello e al processo decisionale nazionale affianca i processi decisionali regionali, locali, poi con la Costituzione dell'Unione Europea abbiamo anche un processo sovranazionale, poi trattati internazionali, quindi è un'arena sicuramente più complessa e soprattutto dicevamo anche l'aumento degli stakeholder nel determinare, nel provare ad influenzare la decisione. Accanto ai tradizionali interessi economici si sono aggiunti anche interessi sociali, e il fatto che venga meno la delega e quindi la partecipazione diretta non può che complicare ulteriormente il quadro. Aumenta anche il livello di ambiguità, quindi aumentano le possibilità interpretative delle cose e dei fatti, perché il contesto, abbiamo detto, è un contesto più complesso, più difficile da capire e da decifrare, e non c'è più
come dire, bianco e nero, c'è tutta una sfumatura di grigi, no, una serie di sfumature che prima non c'erano e di cui adesso invece dobbiamo tener conto. Da ultimo, un altro aspetto estremamente importante, un po' una conseguenza di tutte queste tendenze che ho cercato di riassumere, è l'aumento del conflitto. Il livello di conflitto è senza dubbio più alto, questa molteplicità, questa frammentazione dei bisogni non può che contribuire all'aumento di questo conflitto, è il micro versus il macro, quindi tanti interessi, bisogni individuali che si contrappongono a quelli collettivi e soprattutto, qui è una ripetizione, mi scuso, ancora una volta l'aumento dei conflitti tra i corpi sociali che deriva da questa assenza, diminuzione delle deleghe e quindi a una partecipazione più diretta nell'arena e nel processo decisionale. Questi sicuramente i principali, interessante l'ultimo, ma ormai è un dato di fatto, la banalizzazione del linguaggio, oggi proprio per l'affollamento delle arene di policy, il linguaggio deve essere un linguaggio asciutto, breve, semplice, e c'è una sorta di banalizzazione. Un'altra importante conseguenza è la scomparsa, la morte della competenza. Tutti possono e sono abilitati a parlare di tutto. Lo abbiamo visto, lo vediamo in continuazione, quell'effetto e quell'assenza di mediazione, il fatto che tutti possiamo raggiungere e dire la nostra attraverso i social, i nuovi mezzi di comunicazione, quindi se tutti possono parlare di tutto non c'è bisogno dell'approfondimento, della competenza. Noi personalmente siamo convinti, anche perché ne facciamo invece il fondamento del nostro lavoro, che questo è un trend che non potrà durare a lungo. La competenza per chi rappresenta degli interessi specifici è un pillar, un asse, perché è questo il valore aggiunto che noi portiamo alla decisione pubblica. Quindi siamo convinti che prima o poi questo trend si esaurirà a beneficio invece di un ritorno della competenza. E l'altra grande conseguenza è l'esistenza, il rafforzamento, la moltiplicazione delle bolle. Si parla di democrazia a bolle. Ancora una volta internet e i social media hanno amplificato questo aspetto. Tutte queste considerazioni, tutte queste dinamiche, tutti questi cambiamenti e con questa grande velocità con i quali avvengono ci dimostrano come risultato che la linearità nel processo decisionale è morta. Prima sembrava abbastanza semplice prendere una decisione, sono step che conosciamo tutti. Oggi sono step forse non più validi, perché tutto è diventato più complesso, meno bianco e nero. Quindi i gruppi di interesse devono convivere con questo nuovo paradigma, la complessità. Siamo convinti che la complessità caratterizzerà anche naturalmente i prossimi anni, questo senza dubbio non è un trend che si esaurirà presto. E quindi ciascun gruppo di interesse deve essere chiamato, se vuole continuare a dare e ad assicurare un contributo al processo decisionale, ad essere efficace nella sua azione, nella sua attività,
i gruppi di interesse devono cambiare mentalità, devono riuscire ad innovarsi. Noi parliamo di velocità, di agilità, di creatività, di innovazione, di sperimentazione. Quando io ho cominciato questo lavoro più di 20 anni fa, io mi ricordo il nostro fondatore e amministratore delegato Fabio Bissoncini diceva a tutti noi: il nostro lavoro non è un lavoro che prevede, che necessita di creatività. Il nostro lavoro è un lavoro di buonsenso, di studio, di approfondimento, ma di certo noi non dobbiamo essere creativi. Il creativo era chi faceva PR, chi faceva l'evento, chi faceva comunicazione, non il lobbista. Oggi anche il lobbista deve cercare di essere creativo, trovare delle modalità e delle soluzioni innovative diverse. E ecco, molto, cerco di essere sintetica e di andare molto velocemente. Sicuramente, per quanto riguarda il futuro degli interessi organizzati, i gruppi di interesse devono riuscire a prevedere ed intercettare l'evoluzione delle issue critiche in maniera tale da riuscire a capire quali altri stakeholder aggregare per costruire un sistema di alleanze più vasto, perché assolutamente vince se si riesce ad aggregare per il raggiungimento dello stesso obiettivo più soggetti, più gruppi di interesse, e incidere così sull'agenda politica, perché incidere sull'agenda politica, dare priorità ad un tema rispetto ad un altro, è diventata la vera sfida. Essendo l'arena così competitiva, così conflittuale, ed esistendo ormai una moltitudine di interessi. E torna la parola magica, torna la parola advocacy, quindi sempre di più il gruppo di interesse non fa una tradizionale attività di lobbying, ma fa sempre di più ed è chiamato a fare sempre di più un'attività di advocacy, cioè di influenzamento dell'opinione pubblica affinché attraverso i nuovi e vecchi media l'opinione pubblica possa a sua volta influenzare il processo decisionale e incidere sull'agenda e poi sulla decisione. Cambia il modo di lavorare, noi ormai non ragioniamo più, dicevo, un'attività di lobbying diretto o indiretto, tradizionale, adesso si ragiona per campagne, think campaign, quindi con un'attività di advocacy, mettendo in campo vecchi e nuovi media, con un impegno, con tutte le energie che devono essere profuse in un lasso temporale definito, breve, medio, e soprattutto con un obiettivo per volta, un messaggio per volta, in maniera molto, molto, molto sistematica. E ogni gruppo di interesse che vuole lavorare oggi ed essere efficace oggi deve, lo dicevamo prima, riuscire ad essere flessibile, riuscire ad adottare una strategia adattativa, riuscire ad avere quella capacità e quella flessibilità per cui al cambiare del contesto rivedo la mia strategia e riesco a proseguire nel percorso. Se è vero, questo ci tengo molto a dirlo, se è vero che il mondo è cambiato, il contesto in cui operiamo è cambiato, ci sono delle cose che però a nostro avviso non cambiano. Il gruppo di interesse, l'attività di un gruppo di interesse che si rispetti è sempre basata sulla professionalità, sulla correttezza, sulla trasparenza e sulla volontà di dare un contributo fattivo al miglioramento del processo decisionale. Noi siamo convinti di contribuire al miglioramento del sistema democratico del nostro Paese. Quindi studiare, continuare a studiare, portare sempre dati verificabili, aggiornati, non limitarsi, ecco, riuscire ad essere, come dire, di supporto alla decisione pubblica, non limitandosi a
proporre dei microinterventi, ma ragionare in maniera più ampia, per policy, fornire spunti di comunicazione per sostenere la decisione. Questo è un aspetto importantissimo che prima non c'era richiesto. Adesso una decisione, l'abbiamo visto, una decisione viene presa e subito dopo, poco dopo, rimessa in discussione. Nulla è per sempre. Una legge approvata forse qualche anno fa aveva delle prospettive di durata molto più lunga, oggi non è più così. Quindi riuscire ad assicurare al processo decisionale argomentazioni di comunicazione anche finalizzate a difendere una decisione che è già presa diventa fondamentale. Naturalmente poi dare vita e alimentare relazioni continuative, non contatti, non spot, ma relazioni che vengono costantemente alimentate, e poi, lo dicevamo prima, la capacità di stringere alleanze. Si vince se si riesce ad allargare il sistema di alleanze, anche per, non per, come ho detto prima, il raggiungimento dell'obiettivo, anche per fare dei pezzi di strada insieme, magari non avendo neanche gli stessi obiettivi. Ecco, infatti, diciamo, i lobbisti non sono tutti uguali, perché come in tutte le professioni c'è chi fa il proprio lavoro con preparandosi, con competenza, con professionalità, con dedizione, con amore e con passione, e chi invece poi lo fa come viene. Quindi poi ci sono, no, la differenza è anche qui, queste sono, ripeto, cose che non cambieranno mai nonostante il contesto che cambia. Questo anche l'ho già detto, non lo ripeto. Anche qui siamo sempre nell'ambito, appunto, della professionalità. Capita a volte, no, di assistere a colleghi che magari hanno degli atteggiamenti aggressivi, perché il contesto è diventato più litigioso, più aggressivo, ma non è questo e non potrà mai esserlo un atteggiamento di un lobbista professionista. E naturalmente poi sempre la capacità di saper dialogare, di saper ascoltare, e sempre quella capacità di adattare la propria strategia e riuscire, di fronte al cambiamento degli elementi in campo, di proporre delle soluzioni alternative. Siamo convinti che lavorando così, nonostante il contesto sia radicalmente cambiato, esistano, possano essere confermati dei vantaggi per il processo decisionale. Quindi un decisore pubblico che potrà sempre contare su informazioni aggiornate, dati, notizie affidabili sul tema di cui si prenderà la sua decisione, e un quadro complessivo delle differenti posizioni dei gruppi di interesse. Questo, dal nostro punto di vista, si può tradurre in un miglioramento della qualità della decisione pubblica. Quindi, per concludere, è necessario cambiare, anche i gruppi di interesse sono chiamati a farlo, perché sopravvive e vince non chi è più intelligente, non chi è più forte, ma chi riesce ad adattarsi al cambiamento. Grazie. Grazie, dottoressa Parrotti. Allora, io, se siete d'accordo rispetto al programma, non farei la pausa, ma andrei dritto, perché so che c'è un po' di persone che hanno impegni. Oggi lo sciopero funesta un po' tutti gli spostamenti, tant'è che sia influenza sia sciopero hanno un po' causato qualche defezione, e quindi andrei dritto sulla seconda parte, come dicevo all'inizio. Dopo questa introduzione, queste tre relazioni di contestualizzazione, ascoltare da coloro che rappresentano gli attori del territorio, dal loro punto di vista, anche sulla base di quello che hanno ascoltato, e per la loro esperienza professionale sul campo, cosa si aspettano, cosa secondo loro andrebbe inserita in una norma regionale di regolamentazione di questo tipo. Io andrei subito, perché poi so che ha un impegno, sentirei immediatamente la dottoressa Isabella Antonetto, responsabile capitale umano e comunicazione di Confindustria Piemonte, e dopo sentiremo il dottor Narciso dell'Associazione dei Consumatori.
deve attivare il micro. Acceso? Allora, grazie, mi scuso per la fretta e per il poco tempo che vi dedico, è un tema, è una giornata di lavori veramente interessantissima, importantissima. Purtroppo altri impegni mi chiamano fra poco al grattacielo di Intesa San Paolo. Grazie per l'invito però, perché oggi, come ho già detto, la giornata è veramente molto importante. Questo appuntamento è un riconoscimento, è la giusta attenzione a un tema che noi come Confindustria portiamo avanti da tanto tempo. Grazie anche perché questa giornata di lavoro mi permette di illustrare un pochino quella che è l'attività di Confindustria a tutti i suoi livelli e di Confindustria Piemonte in particolare, che io rappresento qua oggi. Perché i compiti di Confindustria è proprio quello di, lo leggo perché è il nostro statuto, rappresentare e promuovere presso le istituzioni gli interessi e le problematiche del mondo dell'industria e dell'economia in generale. Quindi i temi oggetto dei lavori di oggi sono proprio i nostri temi dell'attività. E noi da tempo sosteniamo che sia necessaria un'azione incisiva, una regolamentazione dell'attività di rappresentanza e lobby. I due termini sono spesso confusi. La rappresentanza e l'attività di lobby vengono definite con in modalità analoghe a volte antitetiche, ma noi sosteniamo che l'attività di rappresentanza, che tipica appunto della nostra attività, deve muoversi verso il concetto di lobbying. Quindi la partecipazione dei portatori di interesse al processo legislativo, al processo decisionale, dovrebbe essere un principio chiave in tutte le democrazie. Sappiamo, ci è stato anche detto, che il termine lobby è nato in Inghilterra. Come è nato, l'ho già detto, le interessantissime relazioni che mi hanno preceduto, però mi è sfuggito, non è stato detto che deriva da un termine latino, dal termine che significa, dal termine labia, che significa portico, quindi la partecipazione di tutti i cittadini a una decisione pubblica. Questo significa che già da tantissimo tempo l'attività di lobby e di rappresentanza viene esercitata, ma il problema è che, come già stato anche detto, non è l'attività di lobby in sé, ma è il modo in cui viene esercitata e come viene attuata. Perché noi sappiamo, in Inghilterra no, dove è nata no, in altri paesi europei no, ma in Italia il termine lobby ha un significato negativo ed è per questo che il nostro statuto parla di rappresentanza di interessi, non di lobby. Perché nella opinione comune il termine lobby è un termine, diciamo, opaco, confuso. Molto spesso i giornali riportano notizie di decisioni nell'interesse della comunità che non vengono prese o che comunque assumono un percorso che è quello che i cittadini, diverso da quello che i cittadini si aspetterebbero, ma questo avviene non perché l'attività di lobbying non deve essere esercitata, ma perché deve essere esercitata con una regolamentazione. Quindi ben vengano i lavori di oggi, ben venga questa giornata che è il primo passo verso una regolamentazione di questa attività importantissima. Importantissima perché consultare i portatori di interesse, gli stakeholders, nel momento in cui si definisce una regolamentazione, si prende una scelta politica, è fondamentale. Così come è fondamentale, per esempio, nella definizione di un regolamento, di una norma, prima la valutazione di impatto e poi l'analisi dell'impatto stesso. Questo avrebbe il vantaggio di rendere la regolamentazione semplicemente migliore, in miglior qualità, di più gran qualità, e tra l'altro ridurrebbe anche quelli che sono gli effetti molto frequenti, cioè una scarsa applicazione delle norme. La scarsa applicazione delle norme, inefficace o comunque il fatto che le norme vengano così tanto interpretate e l'attuazione delle norme sia così differente da caso a caso, spesso dipende dal fatto che la norma stessa non è buona. Non è buona perché non è fatta consultando, sentendo l'opinione di chi agisce nel campo che la norma vuole andare a regolamentare. Chi conosce bene il mondo su cui la norma dovrà andare a innestarsi può dare un valore aggiunto inestimabile nel processo di regolamentazione stessa. Quindi questa analisi di impatto dovrebbe essere una costante e quindi, anzi, spesso è stata una costante, è già stato detto, l'attività di lobby, di rappresentanza c'è sempre stata, ma è stata fatta in modi più originali, più
diversi, proprio per questa assenza di regolamentazione. Quindi ben venga una regolamentazione, complimenti sincerissimi e buon lavoro, e noi ci siamo nel portare avanti questo percorso legislativo. L'attività di lobby appunto deve essere regolamentata, bisogna passare dalla rappresentanza di interessi alla lobby, ci sono tutti i presupposti per questo salto, purché si tengano presenti alcuni elementi chiave, già citati ma mi piace ancora ricordarsi: competenza, professionalità. Il termine, l'accezione negativa che viene data in Italia al lobby molto spesso è dovuta al fatto che in assenza di regolamentazione viene esercitata da soggetti che non hanno le competenze, non hanno le capacità, non hanno le professionalità. Quindi la lobby non può farla chiunque, deve farla chi ha le capacità, le competenze, chi ha studiato, chi conosce quel settore. Non si può fare lobby in tutti i settori, bisogna avere anche una competenza, una conoscenza del settore o della norma, insomma, in cui si va a lavorare. Trasparenza, un'altra parola chiave, importantissima, trasparenza, condivisione di informazioni, condivisione di notizie. Il concetto che la notizia è potere e quindi me la tengo stretta va superato. Più si definiscono insieme i percorsi, siamo convinti, migliore sarà il risultato. Questo vale nella regolamentazione, vale nelle decisioni pubbliche. Il percorso di attuazione di una certa decisione politica o pubblica, più si fa insieme, meglio è. Grazie. Scusate se scappo. Grazie, dottoressa Antonetto. Passare la parola a Gianluca Nargiso in rappresentanza di IADOC, Associazione Consumatori, e a seguire il dottor Bertolino in rappresentanza di Union Camere Piemonte e Camere del Commercio. Buongiorno a tutti. Questo convegno mi sembra particolarmente centrato e volevo esprimere un applauso agli organizzatori e ai relatori autorevoli che mi hanno preceduto, perché hanno toccato veramente i punti fondamentali grazie ai quali il dibattito sulla rappresentanza degli interessi può passare da una fase di fraintendimento a una fase di avanzamento. Il fraintendimento è dato da associare, dall'associazione che si fa spesso nel dibattito su mainstream, la rappresentanza di interessi al condizionamento che sfocia nella corruttela. E in un paese dove da qualche anno è stata introdotta l'autorità nazionale anticorruzione, evidentemente non è che proprio tutto ciò non abbia delle cause. Il problema è che non bisogna buttare il bambino con l'acqua sporca, quindi le degenerazioni vanno isolate e combattute, e bisogna però favorire delle buone pratiche che già ci sono peraltro e che sono state anche già adeguatamente illustrate da chi mi ha preceduto, per far avanzare la rappresentanza degli interessi e il dibattito generale, che deve assolutamente essere illustrato al decisore pubblico affinché la corretta e esaustiva rappresentanza degli interessi possa trovare spazio e possa permeare delle buone leggi che portano delle buone decisioni. Come associazione dei consumatori noi siamo adusi ad un consumerismo propositivo, non un consumerismo positivo, quindi ben venga un confronto fecondo che noi già svolgiamo e che svolgiamo in sedi dove siamo abituati a confrontarci con i rappresentanti pubblici e con i portatori degli interessi, che molto più spesso verifichiamo che non sono in netta contrapposizione, come si può astrattamente ritenere, a quello dei consumatori, perché per esempio io ho partecipato il mese scorso a un interessante convegno sulla contraffazione alimentare in quel di Aosta, dove i produttori hanno lo stesso interesse dei consumatori, ovviamente i produttori che hanno un marchio depositato, che fanno ricerca e sviluppo e che chiaramente mettono in commercio prodotti sani, prodotti che sono espressione del miglior territorio, espressione delle migliori culture enogastronomiche, per cui ci sono molti casi in cui addirittura c'è proprio una coincidenza di interessi e quindi si fa addirittura fronte comune, quindi anche questo vuol dire rappresentanza degli interessi. Come deve avvenire la rappresentanza degli interessi? La rappresentanza degli interessi, secondo noi, deve avvenire con regole non molto dissimili, quindi de iure condendo, le regole che devono presiedere la rappresentanza degli interessi non dovrebbero essere, a parere del sottoscritto,
e delle associazioni che ho l'onore di rappresentare, molto diverse da quelle, tra virgolette, del giusto processo. Cioè, bisognerebbe favorire la trasparenza, che acutamente è stata osservata come un mezzo e non come un fine. Questa è la trasparenza, però come la rendiamo concretamente possibile? La rendiamo possibile favorendo la conoscenza di tutti i player intorno a un tavolo delle posizioni degli altri. Se partecipiamo a delle riunioni in cui io non so chi partecipa al tavolo, lo scopro la mattina in cui mi siedo al tavolo e mi alzo dal tavolo con il dubbio che magari la posizione che è stata presentata è ancora avvolta dalle nebbie, perché poi chissà quali e quanti discorsi sotto banco o nelle segrete stanze vengono fatte. Non si è raggiunto un buon risultato, secondo me, da parte di nessuno. Se vogliamo una buona e corretta rappresentanza degli interessi, dobbiamo favorire un dibattito in riunioni dedicate dove si realizza un contraddittorio, un sano contraddittorio, in cui ciascuno sa chi conviene a quel tavolo, chi rappresenta, ma più ancora che posizione rappresenta e come la rappresenta, dove vuole andare a parare. Bisogna che ci sia uno scambio, tra virgolette, di memorie preliminari alle riunioni che si svolgono intorno a un determinato argomento. Questo, voglio dire, non è una novità assoluta, non è un'idea originale del sottoscritto, ma è una buona pratica che spesso si realizza nei casi più importanti e secondo me dovrebbe essere proprio istituzionalizzata, parlando de iure condendo, perché se io so chi conviene a quel tavolo e conosco la sua posizione, posso interloquire nel merito della sua posizione, posso convincere chi deve poi prendere la decisione che quella posizione magari ha degli aspetti critici che vanno guardati sotto un determinato aspetto, il che non significa fare pura opposizione, pura contrapposizione o addirittura pura sterile polemica, significa confrontarsi nel merito e mettere il decisore nelle condizioni di corretta e completa comprensione del fenomeno. Io credo che questi spunti debbano essere presi in considerazione, debbano essere approfonditi e debbano sempre più essere attuati, perché come è stato detto giustamente da chi mi ha preceduto, noi andiamo verso comunque una democrazia partecipativa, una democrazia in cui comunque la rappresentanza degli interessi è una cosa che non può essere spunta, deve essere espressa correttamente, deve essere messa all'interno di una cornice normativa che, appunto, quanto più chiara e precettiva è, tanto più favorirà l'applicazione e la corretta tutela degli interessi sottostanti, degli interessi di tutti, evidentemente. E poi, consentitemi questa chiosa, noi siamo un popolo che ha due qualità di cui troppo spesso, secondo me, ci dimentichiamo. Noi siamo un popolo che, conosciuto universalmente anche per il nostro animato gesticolare, come un popolo orientato al dialogo, ed essendo orientati al dialogo, noi abbiamo la capacità e la convinzione, ciascuno di noi italiani, che attraverso il dialogo riuscirà a modificare meglio la propria condizione. Ma poi siamo al tempo stesso anche un popolo particolarmente versato nel trovare, attraverso la creatività che ci contraddistingue, le migliori soluzioni. Quindi queste due qualità che abbiamo noi italiani nei cromosomi praticamente tutti, le dobbiamo semplicemente trasfondere nelle norme che si vengono a creare, nei processi decisionali che si applicano. Dobbiamo scrollarci di dosso quell'eccesso di burocrazia che spesso è voluta semplicemente per ingabbiare le cose in situazioni che devono rimanere così e che si vuole che rimangano così, ma evolverci verso una chiarezza e una efficacia dei processi decisionali che mettano nel contraddittorio e nel rispetto di tutti il decisore nelle condizioni di prendere le decisioni sempre migliori nell'interesse generale. Grazie a tutti. Grazie mille. Paolo Bertolino, segretario generale di Union Camere Piemonte e anche rappresentante della Camera di Commercio di Torino. Grazie, innanzitutto ringrazio a nome di Union Camere e a nome della Camera di Commercio di Torino per aver voluto organizzare questo confronto, questo primo convegno sul tema delle lobby. Ma io personalmente faccio un po' fatica a trovarmi normato in un percorso che preveda registri e via dicendo, anche perché credo che alla fin fine il più grande lobbista che c'è
in qualsiasi ente decisionale è il decisore, nel senso che il decisore è portatore di interessi, è stato votato da chi ne ha diritto di votarlo e alla fin fine porta interessi e si confronta con la platea degli interessi che lo hanno votato per poter cercare di adottare una normativa che sia consona a quelle che sono, come dire, l'espressione delle proprie idee. Quindi, ad esempio, il sistema del revolving doors, cioè dire chi è stato decisore per 2 anni deve star zitto, ma lo trovo una pura follia, perché secondo me il decisore è colui che deve conoscere la procedura, come la norma si forma. È ovvio che ogni norma poi porta degli interessi contrapposti a volte e che trova una sintesi in un'aula che viene gestita e ha delle regole normate, per cui con l'elezione, con la votazione, con l'alzata di una mano, la norma prende una direzione o ne prende un'altra. Ma questo è il bilanciamento di interessi in un sistema democratico. Quindi credo che ciò che può modificare l'accezione negativa dello snobismo del portare interessi sia unicamente la trasparenza assoluta nella formazione del processo legislativo. Credo che sia inaccettabile che, lo conosciamo tutti, che una norma di legge ti venga passata sotto banco dal Ministero e che non sia nella sua formazione e che non vi sia, come dire, una consultazione pubblica online dei vari passaggi. E la trasparenza è anche far conoscere al cittadino, al portatore di interesse, all'elettore, qual è l'iter di formazione di una legge che prevede una prima bozza, una discussione e via dicendo. Normare un registro vuol dire che vuol dire dare la possibilità di riconoscere ad alcune persone o ai rappresentanti di alcune associazioni di poter influire confrontandosi nella costruzione della norma. Credo che le audizioni pubbliche nelle commissioni, che cosa sono? Sono attività di lobby, attività in cui i portatori di interesse riconosciuti, ma riconosciuti da cosa? Dal fatto che un'associazione ha un numero di persone iscritte che ne porta a rappresentare qualcosa, perché altrimenti ci consultiamo con tutti i cittadini, con tutti gli elettori ogni volta che facciamo una norma. Quindi credo che l'utilizzo delle commissioni per poter consultare i portatori di interessi sia, come dire, l'espressione del lobbismo. Tutto il resto è l'eccezione negativa, cioè io sono iscritto al registro delle lobby perché faccio parte, adesso poi il mio caso è un ente pubblico, quindi mi tirerai fuori dal discorso lobby, perché l'ente pubblico è l'ente pubblico, un conto sono le associazioni di categoria. Allora, come decido io chi scrivo al registro delle lobby? Qualcuno che ha conoscenza del settore? E come la misuro la conoscenza del settore? Qualcuno che conosce l'iter legislativo di formazione della legge? Cosa gli faccio, un esame? Cioè, fare un registro per dare un tesserino e per permettere a qualsiasi persona di entrare a parlare con Tizio Caio Sempronio, secondo me ha poca utilità, perché a quel punto, come dire, il barista o il taxista che parla con il consigliere regionale dice guardate che state facendo una cosa che non va bene, quello che non è un lobbista, perché secondo lui nel suo mestiere quella cosa lì non va bene, però non può farlo perché... Secondo me è molto delicato, rischiamo come sempre per, come dire, siccome nella vulgata popolare il sistema delle lobby è il sistema che attraverso, passatemi il termine, non
non me ne abbiate male, ma fenomeni corruttivi dietro porta a modificare la norma, allora adesso dobbiamo normarlo. Ma non risolviamo il problema dei fenomeni corruttivi facendo un registro, Quindi credo che il riconoscimento dei livelli associativi di portatori di interessi ci deve essere, ma c'è già. Quando le commissioni invitano in audizione le associazioni portatori di interessi, credo che quello sia l'espressione corretta, anche perché chi deve decidere deve informarsi, deve conoscere appieno che cosa ne pensano le persone o i livelli associativi su cui poi quella norma va a influire. Al tempo stesso credo che per arginare, come dire, e per far capire che la lobby, portare i propri interessi non è una malattia ma è una cosa che funziona nella democrazia, credo che la trasparenza assoluta del decisore, quindi del consigliere in questo caso, nella propria vita di consigliere regionale sia l'unico modo per rendere edotti come uno sta svolgendo il proprio lavoro. Per cui ad esempio leggendo le proposte Revolving Doors lo trovo veramente una follia, cioè cosa vuol dire? Che uno che conosce come si forma la norma non può dire più niente per 2 anni? Ma è come limitare il diritto all'espressione dei propri pensieri. Cioè, quindi capisco il tema di voler vedere come normato, ma è più facile secondo me adottare dei criteri di trasparenza assoluti nella formazione delle leggi, con la possibilità di invitare i portatori di interesse riconosciuti perché numeri di iscritti, bla 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 bla, che possano depositare in un momento di formazione delle leggi dei documenti scritti in cui dicono quali sono secondo loro le modifiche alla bozza che potrebbero essere utili. È un tema delicato. Il sistema delle lobby, ad esempio a Bruxelles, mi ricordo quando vivevo a Bruxelles, cioè erano più i lobbisti dei parlamentari, cioè si calcolava che ogni parlamentare europeo c'erano 10 lobbisti. Però non è che gli dai l'accesso, come dire, al Parlamento europeo, dagli ogni tesserino che ha risolto il problema di quello che... Ma vieni a pranzo che ci parliamo, ci scambiamo, magari ti faccio pensare che puoi modificare, perché quella sta nella trasparenza di chi deve poi decidere. Quindi, come dire, aumentare il livello di trasparenza del politico, di chi esercita la politica, credo che sia il modo migliore per cercare di risolvere fenomeni corruttivi, ma perché questo è, perché altrimenti non ne capisco molto il senso. Ringrazio perché è un tema delicato, ovviamente io ho preso una posizione un po', come dire, diversa forse a quello che si pensa di solito, però penso che vada dibattuto. Se poi si vuole regolamentare anche questo, regolamentiamo anche questo, ma stiamo attenti perché secondo me ci sono dei bilanciamenti di diritti delle persone, dei cittadini, degli elettori che vanno tutelati, perché altrimenti si rischia di fare un enclave ad accesso soltanto di alcuni e quindi questo diventa pericoloso. Grazie. Grazie dottor Bertolino, grazie anche perché insomma, l'idea della giornata di oggi appunto era anche porre delle questioni, discutere, dibattere, proprio perché il tema è caldo, come si diceva, quindi doppiamente grazie per questo intervento. Io allora, a questo punto magari le farei rispondere da una coalizione civica che si occupa di questi temi, no? Almeno alterniamo anche soggetti economici con soggetti più civici. Allora, Federico Anghelè è Head of Policy, quindi responsabile delle policy di Riparte il Futuro, ci spiegherà anche cos'è Riparte il Futuro, che tipo di coalizione civica è e quindi anche insomma, sui temi appena esposti quali possono essere altri punti di vista. Grazie intanto per l'invito, sono particolarmente felice di essere qui. Riparte il Futuro è un'organizzazione che si occupa di trasparenza e anticorruzione, da tempo si occupa anche di trasparenza della decisione pubblica, di trasparenza, ha una campagna specifica sul tema delle lobby. Un po' per rispondere a chi mi ha preceduto, ma anche alle relazioni dei
iniziali, Riparte il futuro, ci tengo a sottolineare, è registrata in tutti i registri laddove è necessario, tanto in Europa quanto in Italia, perché riteniamo che anche un'organizzazione della società civile e quindi un'organizzazione che fa gli interessi della collettività in qualche modo, che rappresenta i cittadini, debba registrarsi ai registri appunto della trasparenza nelle varie istituzioni, e ritengo che un'interpretazione il più allargata possibile di chi debba registrarsi appunto a queste liste, a questi elenchi, sia particolarmente efficace. Penso ad esempio che al Parlamento europeo, ai registri europei, anche le stesse confessioni religiose sono tenute a registrarsi. C'è stato un dibattito quando la Camera ha introdotto una sorta di registro sul fatto che invece in Italia dovessero essere esclusi tutta una serie di soggetti. Io personalmente, mi pare che fossero anche le indicazioni che sono arrivate dai relatori, sarei invece per una visione molto più estensiva di chi debba registrarsi. Perché? Perché appunto proprio in una società in cui gli interessi sono sempre più pulviscolari, in cui gli attori che portano appunto alla formazione della decisione pubblica sono sempre più numerosi, perché no avere un quadro il più trasparente, il più dettagliato possibile di chi appunto ha cercato di influire o ha portato informazioni per rendere più efficace, più informata la decisione pubblica. Ma sono tanto più contento di partecipare a questo incontro, direi per un paio di altre ragioni. La prima è perché se le regioni nel corso di questi anni, se gli organi pubblici, le amministrazioni pubbliche a livello locale si stanno attrezzando per normare appunto la decisione pubblica, il processo decisionale, il lobbying, lo stanno facendo nell'assenza di una regolamentazione nazionale. Solo la precedente legislatura ha prodotto 18 disegni di legge per arrivare appunto ad una regolamentazione del fenomeno, e in realtà l'unica cosa che si è riuscita a fare è stato procedere un po' a macchia di leopardo con alcune amministrazioni anche centrali che hanno creato appunto dei registri, delle agende o una serie di strumenti che incentivino gli stakeholders a partecipare, però nell'assenza di un quadro normativo nazionale. E per questo quindi i vari attori a livello locale con buona volontà si stanno appunto attrezzando per supplire a questa mancanza del legislatore nazionale. La seconda buona ragione per essere qui è perché il titolo parla proprio di cittadinanza attiva, e oltre al resto appunto delle denominazioni che definiscono il convegno. E rappresentando Riparte il futuro, cioè rappresentando un'organizzazione che fa anche attività di lobbying, anzi direi, per citare un'espressione che è stata molto usata, attività di advocacy, cercando quindi di portare consenso sulle posizioni, consenso dal basso sulle posizioni che Riparte il futuro ha, attraverso petizioni, attraverso attività che definirei di citizen lobbying, cioè di cittadini che fanno pressione sui decisori pubblici. Ebbene, secondo me qui siamo in occasione di una grande opportunità, che non è solo quella di regolamentare l'accesso appunto del portatore di interessi al luogo della decisione pubblica, ma anche di rendere più democratica la decisione pubblica, di permettere a una pluralità di soggetti di partecipare, di far sì che molti più stakeholders possano partecipare, non solo, come diceva prima il dottor Bertolino, attraverso l'audizione, che sicuramente è uno strumento, ma esistono altri strumenti. Penso ad esempio alle consultazioni pubbliche. Non facciamoci terrorizzare dal fatto che una consultazione pubblica porti tutti, milioni di persone a voler esprimere la propria opinione, anche
talvolta disinformata. Cito dei casi recenti, ne cito due, di temi sui quali noi ci siamo particolarmente, che ci stanno particolarmente a cuore. Un tema è quello ad esempio del whistleblowing, cioè di coloro i quali segnalano corruzione sul posto di lavoro. C'è stata di recente, l'anno scorso, una consultazione pubblica da parte della Commissione Europea a cui hanno partecipato 5.000 persone. Direte voi, numeri irrilevanti, bassissimi, ma quei 5.000 persone sono le persone che effettivamente sono interessate a quel tema e che, se non ci fosse stata una consultazione pubblica, difficilmente avrebbero potuto portare la loro voce, perché se poi si scompone il dato della consultazione pubblica, sì, hanno partecipato organizzazioni come Transparency International, come le organizzazioni industriali, ma hanno anche partecipato molti cittadini. Ripeto, molti, parliamo di 500 milioni di elettori in Europa e hanno partecipato 5.000 persone, ma una partecipazione in cui è stata data la possibilità di avere voce anche chi ad esempio aveva subito episodi di mobbizzazione e di era stato costretto a perdere il proprio lavoro dopo aver segnalato l'episodio di corruzione sul posto di lavoro, portando quindi la propria esperienza, che cosa effettivamente era mancato ad esempio nelle legislazioni nazionali, quali erano i problemi. Ebbene, il fatto che questa consultazione pubblica di successo rispetto alle consultazioni pubbliche solite della Commissione Europea fosse così partecipata ha permesso, a cambiato, di fatto ha fatto sentire da parte al decisore pubblico, ha fatto sentire quanto questo tema fosse caro ad un numero rilevante di stakeholders e ha anche permesso di fatto di cambiare una decisione che sembrava irremovibile, cioè il fatto che la Commissione e le istituzioni europee non avessero competenza su questa materia, ha fatto invece decidere, appunto a seguito anche di questa sensibilità da parte dal basso, sul fatto che invece fosse necessario che le istituzioni europee prendessero appunto una decisione, assumessero una decisione, e infatti siamo in un avanzato processo di una direttiva. Ma andiamo ancora in un altro caso, che è quello di una regione, quindi se vogliamo citare dei casi concreti di una regione, quella della regione Campania, che attraverso un sistema che abbiamo premiato, prima si parlava di Open Government Partnership, è stato premiato nel 2017 in Open Government Partnership, che attraverso il progetto Campania Partecipa ha appunto deciso di fare delle consultazioni pubbliche degli stakeholders. Anche qui non immaginiamoci centinaia di migliaia di persone, talvolta qualche decina, qualche centinaio di stakeholders che sono tenuti a registrarsi, quindi a iscriversi al registro della trasparenza, ma con l'incentivo di poter partecipare, di poter visionare quindi lo schema appunto lo schema legislativo, quindi di poter prendere parte a un processo decisionale molto più trasparente, e hanno partecipato, e vi do due risultati concreti, che i disegni di legge di giunta della Regione Campania che sono stati sottoposti a consultazione preventiva non hanno avuto zero impugnative da parte dello Stato, punto primo, e si sono ridotti i tempi di approvazione degli stessi disegni di legge, perché una scelta, una decisione pubblica più partecipata che metta nelle condizioni tutti gli stakeholders, associazioni, associazioni di categoria, accademia, esponenti del mondo economico, che metta tutti nelle condizioni di poter partecipare, riduce sicuramente le diseguaglianze di mercato, permette ai decisori pubblici di
fare delle scelte più consapevoli, delle scelte più efficaci, perché la possibilità è quella appunto di consultare, di ricevere informazione da una pluralità di soggetti e quindi di sentire molte più campane. Ultimissima, appunto, siccome esistono comunque delle esperienze anche in termini di normativa del lobbying a livello regionale, sicuramente l'invito alla Regione Piemonte, che si trova a prendere questa decisione davvero importante, è quella di far tesoro di quanto già fatto nelle altre regioni. Spesso molto inefficace perché si è spesso normato male, si è normato senza efficacia, e quindi partire da quello anche per evitare poi di avere delle normative un po' a macchia di leopardo, in cui ogni soggetto crea appunto la propria, il proprio registro, la propria norma, e moltiplicando non solo gli adempimenti per i vari stakeholder, ma appunto creando poi un quadro normativo il più confuso, e proprio nella confusione, nell'incertezza, nella diversità, spesso la corruzione invece prospera. Grazie. Grazie Federico, anche lei. Ripasserei adesso invece alla rappresentanza delle categorie, delle realtà imprenditoriali ed economiche del Piemonte, Giancarlo Berta, scusate, segretario del Confcooperativa Piemonte, quindi la parola è il dottor Berta. Grazie. Intanto ringrazio il Consiglio regionale per l'opportunità di esprimere il nostro giudizio, la nostra valutazione in merito a un tema che sicuramente è un argomento che riteniamo assolutamente delicato, ma che altrettanto riteniamo opportuno si avvii in Piemonte una riflessione approfondita. Proprio per questo portiamo delle valutazioni che non ho ancora sentito rispetto al momento della legislatura in cui cade questo passaggio. Questo percorso di approfondimento, di avvio, è utilissimo. Decidere in tempi così stretti una normativa non so quanto possa essere, possa essere opportuno. Soprattutto in relazione a quanto è stato evidenziato e che sulle quali conveniamo, non esiste al momento una disciplina organica a livello nazionale, questo è sicuramente un vulnus rispetto a questo aspetto. È vero che ci sono una serie, come è stato definito, una serie di applicazioni regolamentali sia rispetto alla Camera sia rispetto a tutta una serie di ministeri, che per quanto ci è dato conoscere assumono più una funzione, verrebbe a dire, di controllo di legalità, e non mi pare prefissi, come è stato anche in parte indicato, requisiti particolari per i soggetti che sono iscritti. Peraltro chi vi parla, come l'associazione, partecipa assolutamente, si iscrive a tutti i registri e evidentemente accetta questo tipo di impostazione. Ecco, un altro elemento che non ho riscontrato è che in ogni caso l'elemento di sfondo delle tematiche rispetto alla rappresentanza rimane quello rappresentato da CNEL, almeno fino a quando questo esiste, no? Perché questa è la realtà. Sappiamo bene che oggi siamo in questa situazione, non abbiamo sentito il termine, ma evidentemente questo elemento c'è tuttora. Noi, come abbiamo detto, condividiamo sulla necessità di legiferare sulla rappresentanza, senza dettagliare la tipologia, ma è evidente che in Italia, soprattutto a livello nazionale, esiste una problematica di questo tipo. E proprio per questo auspichiamo che in prima istanza, e per evidenti ragioni, questo avvenga a livello nazionale. E successivamente stabilire le regole che disciplinano la rappresentanza a livello territoriale e dei casi concreti. Mi tocca anche l'obbligo, visto che sono portatore di un interesse particolare,
particolare nel senso di una tipologia di impresa che ha delle caratteristiche, citare un po' il nostro percorso. Per quanto riguarda la cooperazione, i presupposti della nostra attività discendono, come molti sapranno, dai principi costituzionali dell'articolo 40, in particolare dell'articolo 45 e della legge Baselli, che poi si estrinseca con un decreto di riconoscimento che ci implica non solo un ruolo all'interno della rappresentanza, ma inscindibilmente, mi verrebbe da dire, ci impegna alla promozione, all'assistenza, alla tutela, alla vigilanza dell'associata, in quest'ultimo caso in qualità di incaricati di pubblico servizio, quindi con oneri e responsabilità connesse. E questo elemento, anche a livello regionale, ci ha indotti a un percorso peculiare. Ad esempio l'attuale legge di promozione della cooperazione, legge 23, quella di più ampio spettro, dopo aver declinato le finalità del provvedimento, al comma 2 dell'articolo 1 dice che queste sono perseguite col concorso delle sezioni regionali delle associazioni nazionalmente riconosciute. Questo implica ad esempio tutto un lavorio di inoltre da parte delle rappresentanze che vogliono certificare la loro rappresentanza di molti elementi di dati relativi all'andamento del movimento. E un altro elemento che qui non è comparso, ma noi abbiamo ragionato sempre nella fase ex ante di formazione della legislazione, ma ad esempio per noi è vitale che il monitoraggio delle azioni ex post, delle misure ex post, misurare gli effetti, no? E anche questo secondo noi attiene alla qualità della norma e all'efficacia della norma. E questo consente all'ente regionale una regia sui principali dati evolutivi, sugli effetti delle politiche. Ad esempio, un altro elemento che per noi è vitale, consente all'amministrazione di chiedere il concorso delle funzioni esercitate da altre amministrazioni, pensiamo all'INPS, pensiamo a tanti altri soggetti che agiscono e interagiscono col nostro mondo, sia per approfondimenti ma anche per affrontare criticità. Dunque, le azioni di avviamento, consolidamento e sviluppo della realtà cooperativa scaturiscono da un percorso in cui tutti i soggetti hanno certificato la loro rappresentanza in trasparenza e possono evidentemente in quella veste, e solo quelli, ma non per escludere altri, ma produrre le loro proposte e poi ovviamente la decisione compete alla Regione. In questo ambito abbiamo anche condiviso la scelta, ad esempio questo ha portato anche degli effetti sulle tipologie delle politiche che vengono ad essere messe in piedi, no? Ad esempio noi abbiamo fatto una scelta da 40 anni a questa parte che insieme alla Regione, proposta dalla Regione in questo caso, che gli investimenti eminentemente fossero sostenuti, le azioni di sviluppo fossero sostenute attraverso fondi rotativi, attraverso in modo tale che rispetto alle risorse impiegate si massimizzasse l'impatto e queste alla fine del programma di ammortamento evidentemente ritornassero nella disponibilità programmatoria della Regione. Questo per noi è un elemento di valutazione qualitativa piuttosto importante. E se vogliamo, anche in questo modo si crea una condizione più favorevole per le generazioni future, no? Perché la cooperazione tra le sue caratteristiche ha anche quella di essere una sorta di ponte intergenerazionale e è giusto che ci fosse una coerenza anche con gli strumenti che, del suo sviluppo. A proposito poi di cittadinanza attiva, la progettualità che viene sviluppata in Piemonte agisce sempre più spesso con azioni di rivitalizzazione delle comunità, sia in ambiti di marginalità, periferie urbane, aree interne, eccetera. E per questo si avvale sistematicamente, direi, in modo virtuoso, di una circolarità tra la sfera istituzionale, quella dei soggetti economici tout court e delle realtà dell'economia civile, quali possiamo essere. E evidentemente questo richiede forme di coprogettazione che sono commisurate alle sfide di sostenibilità che sono sottese. E per questi motivi
Noi da un lato abbiamo assolutamente apprezzato tutta una serie di spunti di cui facciamo assolutamente tesoro e che ci aiuteranno anche nella definizione, nell'evoluzione del nostro modo di operare. È evidente peraltro che non saremo favorevoli a una mera equiparazione tout court di coloro che rappresentano un interesse collettivo diffuso che in alcuni ambiti si declina, come abbiamo precisato, in un incarico di pubblico servizio con la legittima perorazione di un interesse individuale. Non sono due fattori equipollenti, evidentemente, che riteniamo abbia motivo e ragione di dispiegarsi nelle forme più ampie e compatibili con le procedure pubbliche. Ovviamente va da sé che laddove viceversa noi rappresentiamo, svolgiamo attività di servizio per l'associata e quant'altro, quindi possiamo anche essere coinvolti in percorsi dove rappresentiamo interesse puntuale, in quei casi ci aggiungeremo alla normativa che andrà a essere definita. Grazie. Grazie mille, dottor Berta. Adesso Andrea Picardi, direttore della comunicazione di ICOM, che sempre in termini di imprese e competitività si occupa di questi temi. ICOM è un think tank, quindi c'è un laboratorio di pensiero che peraltro da un po' di tempo in giro per l'Italia organizza degli appuntamenti puntuali, uno degli ultimi, è stato molto importante, è stato fatto qui al Grattacielo di Intesa San Paolo con la presentazione di un rapporto sullo stato dell'economia delle imprese in Piemonte, che ha dato delle indicazioni importanti, per certi versi preoccupanti anche dello stato della nostra economia, ma appunto non è di questo che vogliamo parlare, ma quanto del tema, quindi a te Andrea. Grazie Fabio, complimenti, mi associo ai complimenti, perché ovviamente ritengo sia molto utile che in una sede istituzionale così importante si possa parlare di attività di lobbying, e molto spesso nel dibattito pubblico sui giornali se ne parla come se fosse una parolaccia, qualcosa che non va bene, invece è giusto poterla approfondire anche in una sede del genere. Lo diceva Fabio, dirigo la comunicazione di un think tank che si chiama Istituto per la Competitività, che si focalizza su digitale, innovazione ed energia in particolar modo. Siamo attivi a Roma e Bruxelles, ma siamo in giro un po' in tutta Italia. Abbiamo presentato qui in Piemonte recentemente una ricerca di carattere economico, e credo sia questo il motivo per il quale Fabio poi mi ha invitato, perché certamente i think tank contribuiscono a svolgere attività di lobbying non in senso diretto, ma forse direi in senso indiretto, ovvero certamente svolgono un'attività di ricerca, e lo facciamo anche noi come Istituto della Competitività, ma poi abbiamo un po' come think tank nella nostra stessa mission quella di influenzare il dibattito pubblico, di contaminarlo positivamente a proposito dei temi di quali ovviamente ci occupiamo, delle vision che abbiamo e di cui siamo portatori. Quindi non svolgono i think tank attività di lobbying in senso proprio, ma possono contribuire a creare quelle condizioni di contesto che poi consentono alle aziende, alle società che si occupano di relazioni istituzionali, di effettuare l'attività appunto di lobbying in senso proprio. Attività di lobbying che è fortemente cambiata, lo hanno detto un po' tutte le persone che mi hanno preceduto, la dottoressa Perrotti in particolar modo, e sono ovviamente d'accordo. I think tank da questo punto di vista contribuiscono a questo nuovo modo di fare attività di lobbying, e lo dico perché ovviamente l'attività di lobbying si svolge dentro i palazzi delle istituzioni, quindi istituzioni nazionali, istituzioni locali, regionali, ma anche al di fuori delle attività dei palazzi istituzionali. Io vengo dall'assemblea dell'ANCI 3 giorni, le aziende erano presenti con i responsabili delle relazioni istituzionali, che ovviamente effettuavano comunque l'attività di confronto con i decisori pubblici presenti, quindi i sindaci e gli assessori comunali. Quindi questo è il primo punto. Bene la trasparenza dal nostro punto di vista, benissimo, però teniamo presente, come diceva anche il professor Sgueo, che la trasparenza totale, quindi la tracciabilità totale dei rapporti fra portatori di interesse e decisori pubblici è molto complicata, è quasi una chimera, direi. Però bene la trasparenza, con due elementi a cui porrei attenzione. Il primo è quello della eccessiva proliferazione delle regole, proliferazione dei registri, delle norme. Evitare cioè che tutto questo si trasformi in un ennesimo
tra virgolette, inutile, forse dannoso balzello ai danni delle imprese. E quindi anche evitare, tra virgolette, situazioni un po' paradossali, ad esempio un consiglio regionale che ha un registro sull'attività di lobbying e una giunta regionale che non ce l'ha, un ministero sì e un ministero no, una camera sì e una camera no. Questo è il primo elemento, perché ovviamente dobbiamo garantire trasparenza, che è fondamentale, ma non burocratizzare il sistema che, insomma, credo come tutti sappiamo è già sufficientemente burocratizzato nel nostro paese. E il secondo elemento che penso vada sottolineato da questo punto di vista, stato toccato in precedenza, è quello che attiene alla bidirezionalità, per così dire, della trasparenza. Imprese, aziende, portatori di interesse devono essere trasparenti verso la pubblica amministrazione, ma lo stesso si deve chiedere, a nostro avviso, alla pubblica amministrazione, ai decisori pubblici, alle istituzioni, verso le imprese. Quindi riteniamo sotto questo profilo che possano essere utili due elementi. Innanzitutto, che le pubbliche amministrazioni informino in merito ai procedimenti che hanno in corso, alle procedure che hanno in corso, le imprese, le comunità locali, gli stakeholder, e quindi informarli sui vari step che sono in corso in merito all'adozione di una determinata normativa e decisione. Dall'altra parte, l'utilità anche di strumenti che consentano di consultare le imprese di un settore, gli stakeholder di un settore, quando si tratta di varare una normativa che li riguarda. Questo potrebbe consentire di ottenere alcuni risultati fondamentali dal nostro punto di vista. Innanzitutto avere normative stabili, perché in Italia a livello nazionale o a livello regionale uno dei gravi problemi che abbiamo è varare normative che poi vengono spesso e volentieri rimesse in discussione con una qualità magari ancora peggiore di quella precedente. Poi magari in chiusura faccio un esempio da questo punto di vista. Quindi normative stabili, normative efficaci, cioè ovviamente normative che rispondano ai problemi effettivi di un determinato settore, per andare a risolvere le esigenze delle imprese che operano in quel settore, di tutti i soggetti sociali, economici che fanno lo stesso. Quindi da un confronto serio, da un confronto franco fra imprese e decisori pubblici, fra portatori di interesse e decisori pubblici, fermo restando il principio per il quale poi è il decisore pubblico che adotta la decisione, può nascere una normativa migliore. Faccio l'ultimo esempio. Il codice degli appalti del 2016, fatto un po' in fretta e furia, doveva essere la normativa che avrebbe rivoluzionato il sistema degli appalti in Italia, avrebbe dovuto garantire semplificazione, efficienza, efficacia, fatta molto rapidamente, senza ascoltare di fatto le imprese, se non per quanto riguarda i principi generali della legge delega, una legge che un giorno dopo è stata messa in discussione da tutte le imprese del settore, dagli esperti, dai giuristi, dicendo che aveva di fatto bloccato e reso più complesso il sistema. Ecco, dobbiamo evitare queste derive di questo tipo per far sì che poi vengano varate delle normative che siano stabili. Ora il codice degli appalti sarà rimodificato un'altra volta perché quello precedente non andava bene, e forse poter sentire gli stakeholder, no? Le persone che operano nel settore, le imprese dell'edilizia, i progettisti, gli ingegneri e tutti gli altri, potrà dare un contributo importante affinché la legge finalmente possa essere efficace, stabile e portare dei risultati e portare soprattutto il lavoro. Grazie a tutti. Grazie, grazie Andrea Picardi, e a fianco a te c'è l'ingegnere Manuela Martini, in rappresentanza, consigliere, quindi in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri di Torino, e grazie ancora ingegner Martini per essere qua. Poi per l'invito, e grazie anche ai relatori per gli spunti veramente di qualità che ci avete offerto questa mattina. Allora, noi siamo una professione regolamentata, la professione dell'ingegnere ha un codice etico e deontologico, siamo spesso coinvolti a fornire un parere tecnico competente nella fase precedente alla formulazione di nuove leggi e discipline in moltissimi ambiti applicativi che hanno un impatto diretto sulla collettività. Si pensi all'ambito dell'ingegneria civile, ambientale,
digitale, le attrezzature biomediche, gli aspetti dell'urbanistica e certamente tutto il tema della sicurezza che abbraccia tantissimi ambiti applicativi, dalla sicurezza degli impianti alla sicurezza nei luoghi di lavoro, la sicurezza delle strutture, scuole, ospedali e anche a fronte di eventi sismici. Quindi diciamo uno spettro di competenza molto ampio, di intervento molto ampio, ma anche un'assunzione di responsabilità molto grandi da parte della nostra categoria. Si è parlato prima del tema dell'accountability, bene, questo è qualcosa che sia come professionisti che come lobby ci troviamo ad affrontare quotidianamente. I nostri pareri tecnici e i risultati del nostro lavoro hanno un impatto diretto sulla collettività e se questo non viene gestito bene, questo impatto può avere anche delle conseguenze importanti. Proprio per questo motivo il nostro ordine, oltre a essere portatore di interessi della categoria, è anche storicamente portatore di interessi della collettività. 15 anni fa, parlando appunto di advocacy, è stata dal nostro ordine costituita una fondazione che ha proprio questa missione di in qualche modo parlare con la collettività e renderla più consapevole di quelle che sono le variabili tecniche che ci sono dietro a che stanno dietro alla tutela anche dei loro interessi. Quindi ben venga il tema dell'advocacy quando a nostro parere è finalizzato a movimentare l'opinione pubblica creando consapevolezza piuttosto che creare confusione o incertezza. Si è parlato stamattina con i relatori del paradosso della conoscenza, la conoscenza come un miraggio, qualcosa di fallibile nel momento in cui si cerca di definire un sistema di regole che porti a una soluzione ottima. Ecco, anche questo tema della soluzione ottimale, della soluzione migliore possibile è qualcosa che nella professione dell'ingegnere ci si confronta quotidianamente, mettendo insieme quelli che sono i vincoli tecnici e non soltanto per cercare veramente di proporre la soluzione possibile. Come categoria aggiungiamo sempre due variabili, siamo chiamati a tenere questo incontro e spesso ne siamo garanti, la sicurezza e la qualità. Ed è proprio questo il contributo che vorremmo portare oggi, ci piacerebbe che questi due aspetti comunque venissero tenuti in considerazione in questa fase di definizione di una nuova definizione di lobby anche. Grazie. Grazie Ingegnere Martini. Allora, ci avviamo verso la conclusione con la parte più istituzionale e poi arriveremo alle conclusioni vere e proprie e quindi darei la parola al rappresentante di ANCI, Marco Orlando, scusi, dottor Orlando, direttore di ANCI Piemonte. Grazie molto, buongiorno a tutti. Non riprendo gli spunti molto interessanti che sono stati offerti in questa mattinata, provo a usare il tempo che ho a disposizione per due considerazioni soltanto che riguardano abbastanza da vicino il sistema di rappresentanza degli interessi istituzionali di cui ANCI è uno degli esponenti. Come voi sapete il sistema di rappresentanza delle autonomie locali è diviso in due livelli, in due piani, è espressione del principio di pluralismo previsto dalla Costituzione e a differenza delle altre organizzazioni che questa mattina hanno lamentato giustamente la mancanza di un quadro regolatorio che ne disciplini l'attività, ANCI e le altre associazioni e gli enti locali hanno a disposizione un quadro regolatorio sia dal punto di vista delle leggi nazionali sia dal punto di vista delle leggi regionali. Questo perché al sistema di rappresentanza degli interessi istituzionali il legislatore ha voluto riconoscere un ruolo codificato e un apporto proceduralizzato alla formazione delle leggi e degli atti amministrativi di carattere generale come i regolamenti. Pertanto ANCI Nazionale opera quotidianamente nel rapporto col governo e col Parlamento, ANCI Piemonte esiste dagli anni 70, cioè da quando l'istituzione
regionale è stata, come dire, attivata, ancorché fosse prevista da molti decenni prima, e quindi da quando anche a livello regionale si è rilevata l'esigenza di disporre di un sistema di confronto e concertazione tra gli interessi regionali e gli interessi locali. In questo contesto, che ripeto è un contesto normativamente codificato, sebbene ANCI non sia una pubblica amministrazione, bensì sia un'associazione privata, in questo sistema devo dire che la rappresentanza degli interessi e delle autonomie locali ha assunto un ruolo sempre crescente, diciamo così, dalla metà fine degli anni 90, cioè da quando, come probabilmente ricorderete, un clamoroso processo di devoluzione di funzioni amministrative è stato avviato sia prima a livello nazionale e poi a livello regionale, e quel processo di devoluzione ha portato con sé l'istituzione di un sistema permanente di concertazione e consultazione che prima non esisteva. Non che non esistesse del tutto, non esisteva un sistema permanente, quindi normato per legge. È il cosiddetto sistema delle conferenze, che esiste a livello nazionale attraverso la conferenza unificata, la conferenza Stato-Regione e la conferenza Stato-Città, esiste a livello regionale con la conferenza permanente Regione-Autonomie Locali e poi, a seguito della revisione costituzionale del 2001, anche attraverso l'istituzione del Consiglio delle Autonomie Locali. Questi organi e questi luoghi di rappresentanza, che derivano direttamente dal principio di concertazione invalso fin dall'inizio, dal 1993, per segnare un anno cardine dell'applicazione di questi principi, sono il tesoro più prezioso che abbiamo, se così possiamo dire, perché sono i luoghi dove i comuni, e nel nostro caso di ANCI Piemonte anche le province, hanno la possibilità di esprimere le loro istanze. Non ce ne sono altri, o meglio ce ne sono, ma sono episodici, non strutturati, non permanenti. Quindi ovviamente noi teniamo molto al sistema delle conferenze e devo dire che attraverso il sistema delle conferenze diamo e riceviamo molto dall'interlocutore Regione Piemonte, Consiglio regionale del Piemonte nel caso del CAL. Su questi sistemi di concertazione io approfitterei di questa piacevole occasione per segnalare la necessità di una revisione legislativa, perché non che non funzionino, funzionano, ma potrebbero essere ulteriormente potenziati. Perché? Perché il sistema delle conferenze, così come è normato oggi, interviene in una fase del procedimento di formazione della legge o della delibera regionale che è una fase che non consente una completa e ampia consultazione di chi è il reale detentore degli interessi che noi portiamo, cioè i comuni e gli enti locali in generale. Quindi oggi è una fase, finale della preparazione del provvedimento, quella nella quale abbiamo la possibilità di intervenire, mentre credo che sarebbe più utile anche alla Regione strutturare dei sistemi di consultazione anticipata sia in sede tecnica sia in sede politica, rispetto ai quali poi sarebbe nostro onere farci trovare pronti con degli interessi realmente documentabili nel momento in cui arriviamo ai tavoli. E qui introduco la seconda considerazione, che non è una considerazione sull'architettura della rappresentanza degli interessi locali, ma sulla sostanza di questa rappresentanza. Guardate, io il più delle volte confesso di non essere sicuro di rappresentare correttamente gli interessi quando vado ai tavoli, perché l'associazione che dirigo ha un associato che è la città di Torino, che ha 900.000 abitanti,
l'ordine di complessità che ne... poi ne ha altri 957, tanti quanti sono gli associati ad ANCI Piemonte, l'ultimo dei quali è il comune di Moncenisio, che ha 24 abitanti. Ecco, io non sono sicuro, quando vado a portare un position paper, che quello tenga insieme le esigenze di Torino e di Moncenisio e di tutti i 956 che ci stanno in mezzo. Non ne sono affatto sicuro. Questo per me introduce un tema di come si forma l'opinione dei portatori di interesse, con quale grado di credibilità, con quale grado di trasparenza, con quale grado di effettività rispetto alle decisioni che poi vengono assunte. Perché è bello dirsi rappresentanti di qualcosa o di qualcuno, ma poi occorre evidentemente farlo anche con un minimo di credibilità. Le cose che sono state dette oggi circa le raccomandazioni di OGP, le esperienze in campo, sono strumenti utili e interessanti, ma non credo che possano essere direttamente di ausilio nella risoluzione del problema della effettività della rappresentanza degli interessi. Io vedo piuttosto con molto favore alcuni esperimenti, mi piace citarne uno in particolare, che è Decidi Torino. Decidi Torino è un progetto sperimentale, immagino che qualcuno di voi lo conosca, che è stato finanziato con un progetto europeo e che offre una piattaforma permanente di consultazione della cittadinanza sulle principali decisioni che riguardano la città. Ecco, io trovo, e voglio metterla in positivo perché, come dire, siamo abituati a parlare in negativo e anche un po' troppo, a mio avviso, per luoghi comuni, degli effetti negativi della società della comunicazione, però voglio dirla in positivo, avere a disposizione una piattaforma online per il supporto alle decisioni pubbliche è un grande risultato positivo. È un grande risultato positivo, nel senso che è uno strumento di partecipazione massiva che non c'era. E questo vale ovviamente per il caso di Decidi Torino, ma vale per tutte le petizioni che si trovano su change.org o sugli altri strumenti che oggi sono disponibili. Io proverei a guardare in positivo l'utilizzo delle tecnologie di comunicazione per risolvere il problema dell'effettività della rappresentanza degli interessi. Non vedo come un pericolo la disintermediazione e l'affollamento dell'agorà decisionale, sono parole che sono state pronunciate nelle relazioni iniziali, perché non si può fermare il vento con le mani. Quindi è inutile che diciamo oh che bello quando c'era Confindustria da una parte e CGL CISL e UIL dall'altra e il mondo era semplice. Credo che non sia una cosa come dire, più realizzabile nemmeno negli altri contesti, no, nei quali operiamo. La disintermediazione, la complessità sono dati di fatto, dati di realtà. Abbiamo però a disposizione dati in quantità incredibile, imparagonabile rispetto al passato, che ci possono permettere di, se ci crediamo, di rifare delle sintesi anche sull'ordine di complessità nel quale ci confrontiamo oggi. Visto che il mondo non è tutto bello, ho detto una cosa positiva, ma vorrei anche lanciare un segnale di attenzione che non è stato evidenziato finora. Incominciamo a interrogarci sul ruolo che l'intelligenza artificiale ha o può avere in futuro rispetto al modo in cui si formano le decisioni pubbliche e le decisioni politiche in particolare. È un mondo questo in cui il Presidente degli Stati Uniti d'America ha un accesso diretto ad un account Twitter con il quale può immediatamente veicolare un'opinione o una dichiarazione di guerra nucleare, no? Rivolta verso milioni di persone. Questo è il mondo nel quale viviamo, no? Mi piacerebbe sapere, ho visto dei dati allarmanti, non so quanto siano veri e credibili, mi piacerebbe sapere, fatto 100 il totale dei tweet,
quanti sono prodotti da esseri umani e quanti sono prodotti da intelligenza artificiale. Mi piacerebbe conoscere un po' di più la macchina di comunicazione del nostro Ministro dell'Interno e come sia possibile che un video postato sul suo account Facebook la notte della 18, non so se ve la ricordate, sia stato visto da 12 milioni di persone. Com'è possibile che in una notte 12 milioni di persone accedano al profilo Facebook del Ministro dell'Interno? Allora, queste sono le cose che mi piacerebbe che valutassimo, perché sono direttamente collegate al modo in cui si formano le decisioni pubbliche e le decisioni politiche. Noi rischiamo, noi come rappresentanti di interessi fisicamente individuabili, persone e organizzazioni, rischiamo di fare la fine dei dinosauri nel momento in cui il mondo ci passa avanti e, per effetto della disintermediazione e della manipolazione delle informazioni e dell'opinione ottenibile con l'intelligenza artificiale, si possono determinare le decisioni che noi non vediamo e alle quali decisamente non contribuiamo. Grazie mille. Grazie dottor Orlando, grazie per gli spunti. Io credo che per esempio possa essere importante ragionare sulle cose che ha detto in conclusione riguardo all'intelligenza artificiale e utilizzo dei bot in comunicazione. Poi in Piemonte non mancano le competenze su questo argomento, penso per esempio alla Fondazione ISI o al Centro Nexa del Politecnico di Torino, quindi magari potrebbe essere l'idea per un appuntamento non così futuro su cui ragionare insieme con analisi approfondite. Ultimo intervento di questa sessione, per poi arrivare alle conclusioni, Diego Sarno, in rappresentanza di Avviso Pubblico, che è l'associazione che raccoglie esponenti di enti locali e regioni per promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della corruzione. Diego. Buongiorno a tutte e a tutti, grazie Fabio. Cercherò di essere breve, visto che insomma siamo alla fine. La prima premessa è Avviso Pubblico e questa rete nazionale che nasce nel 96, nasce un anno dopo la nascita di Libera per appunto lavorare sul tema della corruzione e della lotta alle mafie, e decide di cercare di mettere insieme quelle istituzioni pubbliche, comuni, regioni, città metropolitane adesso e province, che decidono di stare da una parte, cioè decidono di costruire le condizioni migliori perché dentro i nostri enti l'infiltrazione mafiosa faccia un po' fatica e quindi non abbia proprio le porte aperte, non abbia proprio spazi dilaganti per entrare e condizionare come è il termine un po' di oggi, e quindi il termine sostanzialmente di condizionare la decisione pubblica e politica non solo da parte della parte politica elettiva ma anche dalla parte tecnica. E noi quindi facciamo un lavoro in particolare di formazione non solo degli eletti, come nel mio caso essendo io anche assessore al comune di Nichelino, ma anche della parte tecnica, quindi della parte dei dirigenti, dei dipendenti, della funzione evidentemente amministrativa, perché come sappiamo noi passiamo, poi i dirigenti invece restano e quindi bisogna, come dire, costruire una squadra che limiti quelle infiltrazioni. Nasce nel 96, due dati veloci, poi entro nel merito. A livello nazionale siamo circa 500 soci, a livello piemontese siamo 56 soci. Capite che non sono tantissimi se pensiamo che i comuni sono 8.000 in Italia. E quindi questo è solo per dire, per chi non conoscesse, chi è Avviso Pubblico e cosa cerchiamo brevemente di fare, ma facciamo anche tanto altro. La prima premessa è che questa discussione è molto utile e da amministratore, visto che anche qui ci sono alcuni consiglieri regionali, alcuni colleghi, sarebbe proprio bello portarlo nei luoghi più prossimi ai cittadini, quindi vicino all'elemento dei cittadini, cioè dentro i nostri comuni. Perché poi alcune domande che il dottor Orlando si poneva, è utile farlo, no, anche direttamente con le persone per cercare di dare degli strumenti di valutazione ai cittadini, perché poi i cittadini sono quella prima lobby che viene espressa attraverso il voto, e quindi avere il popolo e i cittadini un po' più coscienti
sarebbe cosa utile anche su questi temi. Quindi uno, portare questa discussione negli ambiti più territoriali. Sui contenuti, allora, uno, ottima la regolamentazione, poi su questo entrerò con l'ultima riflessione che vorrei fare. Due, regolamentazione, alcune domande che si poneva anche il dottor Bertolino, che poi è andato via, di competenza certamente, competenza certificata, e i soggetti che si iscrivono e che quindi si definiscono e si possono definire lobby, che hanno una storia, cioè che rappresentano non solo un portato di interesse diffuso, ma che abbiano una storia in quel campo, perché sennò rischiamo, come dire, che una realtà che si costituisce dall'oggi al domani, seppur anche con tante persone, con alcune competenze, non abbia una storia nel nostro paese che in qualche modo certifichi che su quei temi si è evidentemente spesa. Tre, la regolamentazione delle lobby è importante perché se decidiamo in maniera un po' più puntuale che le lobby siano elementi che condizionano la decisione politica e pubblica, allora le lobby però devono essere totalmente trasparenti, come lo dovrebbero essere, su questo sarebbe interessante ragionare a livello nazionale, sui partiti, nel senso che dove prendi i soldi per fare l'attività di lobby, chi è e chi sono dentro alle lobby, cioè con chi discuto, chi fa parte di quella lobby, di quella realtà associativa, e quindi come finanzio le mie attività. Avere la capacità di regolamentare questo aspetto è a dir poco fondamentale. E poi l'elemento ulteriore del rapporto, appunto, dentro ad una legge, del rapporto fra ovviamente le lobby, che devono essere trasparenti e quindi devono essere regolamentate in quel modo, con l'istituzione pubblica. Qual è il rapporto? Come ci costruiamo per definire bene quali sono i ruoli? Perché in alcuni paesi, non solo europei, questo è chiaro, ma bisogna chiarirlo molto bene, perché sennò si aumentano alcuni rischi, perché poi, e su questo quindi, su questo passaggio termino, i cittadini, visto che sono partito lì, devono sapere chi sono le lobby e chi condiziona la decisione pubblica. Io devo sapere se quel consiglio regionale o quel consiglio comunale viene interagito da, e quindi perché alcuni vanno a discutere con quelle lobby, chi sono i decisori politici che. Tutto questo è viva rispetto alla regolamentazione, e quindi gli ultimi due passaggi. Uno, rispetto a quello che ho appena detto, è perché secondo noi, se non si fa così, si aumenta anche in una regolamentazione, perché poi diventano soggetti ufficialmente riconosciuti, un interesse da parte delle mafie. Nel senso che se io ho dei soggetti che vengono riconosciuti, ascoltati in maniera puntuale e precisa dai soggetti che devono decidere, quello diventa immediatamente un luogo di interesse della criminalità organizzata. Allora, se noi non lo regolamentiamo bene, è facile che lì dentro ci sia un'infiltrazione. Io ricordo quanto anche le logge massoniche e le logge sono state infiltrate in questi anni dal fenomeno mafioso, e quanto questo sia stato un dibattito all'interno della passata legislatura, con una legge promossa per regolamentare il rapporto fra le logge e le istituzioni pubbliche. Allora bisogna fare molta attenzione. E termino però con una suggestione. Le regolamentazioni, le lobby sono poi fatte da persone. Allora, se noi non andiamo a lavorare sulla formazione generale e generica della classe dirigente, credo che possa, un po' lo diceva, credo, dottor Bertolino, possiamo fare tutti i regolamenti più belli, più efficaci del mondo, ma se poi a quei regolamenti c'è una corrispondenza di persone non adeguata a quel ruolo, e noi come avviso pubblico lavoriamo molto con i partiti, non perché avviso pubblico è partitica, ovviamente, noi abbiamo dentro la nostra associazione tutto l'arco costituzionale, cioè abbiamo enti locali di destra, di sinistra, di centrosinistra, di centro, le liste civiche, Movimento 5 Stelle, ci sono tutti.
Il problema è che dobbiamo lavorare con quei luoghi dove quella classe dirigente si forma. E ad esempio, sempre più in crisi, ma il tema dei partiti è un tema fondamentale. Allora dobbiamo avere la capacità di avere soggetti, persone che si approcciano al ruolo pubblico e a occupare quegli spazi anche dentro le lobby, che abbiano un'alta formazione. Perché termino con una battuta, che non è così, ma è anche successo in maniera molto puntuale. Noi abbiamo una carta di avviso pubblico, sul nostro sito c'è questa carta di avviso pubblico che proprio regolamenta il rapporto tra privati, soggetto politico, amministratore e soggetto privato che lavora con l'amministrazione. Ma se poi un amministratore pubblico o un componente di un'associazione di categoria di professionisti si siede al tavolo a discutere con un soggetto pericoloso, la reazione quando questo amministratore pubblico capisce o glielo dicono, perché magari vengono fuori delle inchieste, prendiamo quella più eclatante sul nostro territorio che è l'inchiesta Minotauro, non è possibile che quel soggetto, una volta che capisce che è andato a prendersi un caffè, a discutere con un soggetto pericoloso, dica due cose: o non lo sapevo, oppure mente sapendo di mentire, perché non può dire che conosceva chi era quel soggetto. Perché delle due l'una, se tu sei un soggetto che è un portatore di interesse, un soggetto che ha un ruolo pubblico, tu non puoi non conoscere con chi andare a prendere un caffè. Non puoi, non ti è permesso. Sei un soggetto che è, sei un amministratore che deve tutelare il proprio territorio e che decide. Io devo sapere nel mio territorio chi mi viene a parlare in ufficio. Se non lo so, sono pericoloso. Sono pericoloso perché? Perché potrei farmi coinvolgere in una discussione senza sapere chi è il soggetto davanti a me. Oppure, se lo so e faccio finta di niente, doppiamente pericoloso, ma quello diciamo che è. E allora noi dobbiamo formarle quelle persone, dobbiamo avere la capacità che nei regolamenti ci sia la possibilità di dare strumenti legislativi nella formazione delle persone che si occupano di amministrazione pubblica o che interagiscono con l'amministrazione pubblica. Allora è per questo che Avviso Pubblico, ringraziando di questo invito, è molto attenta a questo percorso. Speriamo di poter contribuire anche in una ulteriore fase decisionale, perché ne va della nostra democrazia, e credo che quanto più partecipato sia questo percorso, quanto verrà meglio, più attinente al momento storico che stiamo vivendo. Grazie. Grazie Diego Sarno, grazie a quanti sono intervenuti questa mattina. Come vi dicevo in apertura, l'invito di questa mattina è stato inoltrato anche a tutte le forze politiche, tutti i gruppi politici presenti in Consiglio regionale, dicendo che insomma la discussione stamattina era avviata e si voleva alla fine fare una raccolta. Quindi ringraziamo il consigliere Daniele Valle, presidente della Commissione Cultura in rappresentanza del Partito Democratico, che è qui con noi, al quale chiederei non tanto le conclusioni, no? Perché insomma poi serve, ma diciamo, un impegno su questo percorso, che forse di questi tempi è cosa più utile. Grazie consigliere. Grazie, ma la mattinata è stata interessante ma anche molto intensa, quindi cercherò di essere sintetico nel raccogliere alcuni degli spunti che sono emersi, condividendoli con la mia esperienza, quella che mi è capitato di vivere in questi anni qua in Consiglio regionale e anche nel mio impegno amministrativo precedente. Allora, parto dal fatto che negli ultimi 25 anni la legislazione ha investito molto sul concetto di trasparenza, perché è diventato uno dei temi più interessanti, più caldi, più attenzionati dall'opinione pubblica. Quindi proprio da quella riforma degli enti locali di cui parlavo Orlando prima, si è accompagnata anche con un progressivo impegno della pubblica amministrazione a rendersi più trasparente, oltre che a ridare protagonismo agli enti locali, no? E parto di qui perché questa è la, come dire, dal punto di vista del principio ci muoviamo sullo stesso campo che interessa il settore delle lobby, però sul quale siamo decisamente più avanti, perché la normativa in materia è decisamente più completa, più,
più ricca, con più prescrizioni. Parto di lì perché, nonostante questo, sul campo della trasparenza e dell'accessibilità del cittadino ai documenti relativi alla pubblica amministrazione c'è comunque ancora tanto da fare, perché avere una normativa, non so se definire di avanguardia, ma comunque importante come quella che c'è in materia di trasparenza, non corrisponde necessariamente a un'accessibilità vera e propria. No, basta che noi prendiamo il sito internet di qualunque partecipata della regione o del comune per vedere quanto a rilento i dati relativi ai bilanci o quello che volete voi vengono pubblicati, o alla facilità per un cittadino che naviga sui siti istituzionali dei suoi enti locali o regionali di competenza, quanto è difficile trovare le cose che interessano. Per converso c'è anche una sovrabbondanza di informazioni che rende difficile all'utente non navigato, non perito, orientarsi in questa sovrabbondanza di norme. Questo lo dico perché, di nuovo, a parte che non esiste la normativa perfetta, come diceva il primo degli interventi, è anche vero che poi anche una normativa sufficientemente soddisfacente non necessariamente produce gli effetti che ci interessano se poi non la rendiamo veramente applicabile e applicata. Quello che manca effettivamente, o meglio, che è ancora allo stato decisamente embrionale, è una normazione relativa al processo con cui si formano le leggi. Noi, proprio in occasione della presentazione della relazione di ICOM al Grattacielo San Paolo a cui si faceva riferimento prima, ho appreso con legittimo grado di soddisfazione che il Piemonte da questo punto di vista è una delle regioni più avanzate nella strutturazione di un dialogo con i cittadini e nella sua pubblicizzazione, quindi c'è tutto il tema delle nostre consultazioni che sono sia fisiche che online, aperte a tutti, c'è la pubblicazione di tutti i contributi che arrivano dai cittadini, dalle associazioni, da tutti quelli che decidono di partecipare al processo e degli avanzamenti dei nostri lavori in commissione. No? Mi ha colpito perché? Perché in realtà poi praticandolo io registro invece l'insoddisfazione del mondo esterno rispetto a quel procedimento, registro l'insoddisfazione degli enti locali. No? Io mi arrivo a dire che il nostro sistema fino al Consiglio delle Autonomie Locali è vetusto, non funziona più, lascia frustrati, infatti anche la partecipazione e l'efficacia rispetto al procedimento legislativo lascia molto a desiderare, perché è richiesto un coinvolgimento diverso, preventivo, più ficcante, più protratto nel tempo e non cristallizzato in un solo scambio di opinioni come quello che abbiamo istituzionalizzato con la legge del CAL, che evidentemente rispondeva forse alle esigenze di quel momento e che ora invece non è più soddisfacente, proprio perché le cose cambiano in frettissima, e quindi la voglia di partecipare anche per esempio dei nostri sindaci è diversa rispetto a quella che poteva essere 10 anni fa. E lo stesso vale proprio per l'associazione di categoria. Ormai forse perché si sono abituate bene e vogliono partecipare di più, però il momento delle nostre consultazioni, sia quelle che facciamo fisiche che online, è quasi diventato un pro forma, mi sento di dire, o comunque non è ritenuto soddisfacente. Faccio un esempio che fa sorridere: noi in questi giorni abbiamo quasi finito di trattare un testo di legge molto importante, che è il testo unico sull'agricoltura, adesso non c'è il rappresentante di Coldiretti che conosce questa vicenda, noi abbiamo fatto classiche consultazioni online. Una parte della loro associazione di categoria, che io frequento per passione, che è quella degli apicoltori, dice: ma caspita, sì, ho capito, abbiamo mandato il nostro documento, e poi? Adesso lo guardiamo, lo vedremo. No, ma noi vogliamo vederci, non ce ne frega niente che ti abbiamo mandato il documento, io voglio sapere cosa prenderai di quel documento e perché prendi quel pezzo lì e perché quel pezzo no. Ma ci sentiamo, facciamo, no, noi vogliamo vedere, e poi ci siamo visti, ovviamente. Era, come dire, persino un po' naif, perché è un pezzettino della sezione di categoria che non è particolarmente abituata, no, evidentemente, a interloquire col decisore politico. Gli apicoltori non sono proprio chiamati molto spesso, no, a entrare nelle nostre decisioni. Altri magari si pongono in maniera meno naif, ma hanno lo stesso tipo di esigenza. Cioè, non solo rappresentarti qual è il mio punto di vista sulla norma di cui state discutendo, ma vorrei essere chiamato a partecipare anche nel momento di formazione prima di un'adozione formale, e soprattutto vorrei fare parte di tutto il processo e partecipare alla discussione del perché sì o del perché no. Quando, molto spesso mi è capitato, diventa per noi fondamentale questo tipo di partecipazione, perché magari le materie sono talmente tecniche che il decisore politico, anche quando è coadiuvato dagli uffici della Giunta del Consiglio, non riesce o non ritiene di avere la competenza necessaria per entrare da questo punto di vista, lo sanno bene
colleghi consiglieri o quelli che lavorano in consiglio regionale, abbiamo ricorso a strumenti non formalizzati, cioè gruppi di lavoro non verbalizzati, non formalizzati, dove i consiglieri si ritrovano, dove possono far partecipare esterni senza tutte le liturgie della convocazione, l'autorizzazione da parte del Presidente del Consiglio, per poter discutere più apertamente. Però è chiaro che non mi sfugge che il ricorso a questi strumenti informali, che crea sicuramente maggior soddisfazione da parte di chi entra in interlocuzione con noi, perché gli permette di entrare nella carne viva delle leggi di cui discutiamo, presentano evidentemente delle ombre dal punto di vista della trasparenza del processo, del perché sì lui e perché lui no, perché lui lo sapeva, perché lui non gliel'hai detto, e da questo, da qua in poi potete immaginare. Certo, quindi non solo investire sulla trasparenza del procedimento legislativo rendendo la partecipazione più continua e più ficcante da parte della società civile è una necessità, sulla quale io mi sento di dire che il Consiglio regionale si impegna sin da adesso a renderla trasparente, più importante, e vorrò, quando entreremo poi nel merito, discutere con voi sui limiti e sui criteri, perché adesso io, anche per età, però caspita, mi sento quasi un dinosauro quando sento parlare di queste cose, però caspita, avrò il diritto anche alla riservatezza di alcuni incontri io. Sarà opportuno che tutto quello che faccio, tutti quelli che incontro, io debba rendicontarli all'esterno? Lì questo è un plus per la mia attività o rischia di diventare un limite, perché mi devo precludere a certe occasioni di confronto perché so che rese trasparenti il mio elettorato non le apprezzerà, qualcuno non sarà contento, i miei colleghi non saranno contenti? Queste sono domande che noi ci facciamo, evidentemente, no? E sono attenzioni che il decisore politico ha, per cui il livello, no, di trasparenza, quali occasioni di confronto noi dobbiamo rendere pubbliche e quali no, è un tema che sento la necessità di dover condividere insieme, così come anche effettivamente gli attori che portano interessi al decisore politico, faccio fatica a considerarli tutti uguali, effettivamente, perché c'è chi si occupa di organizzare la rappresentanza di categoria, è un conto, chi invece si occupa di rappresentare un interesse legittimo di un singolo, legittimissimo, no? Perché capisco, come dire, il pregiudizio che c'è sul privato, in particolare sul privato economico, che qualcuno ha richiamato, lo sento anch'io, lo sento continuamente, no? Ha incontrato le associazioni, va bene, ha incontrato gli imprenditori, va malissimo. Però non possono essere considerati la stessa cosa, no? Il privato o chi si occupa di, come dire, di mettere insieme una categoria magari anche composita, come poteva essere l'ANCI, o anche il livello, l'importanza dell'interesse rappresentato. La piccola associazione di quartiere è la stessa cosa rispetto alla grande istituzione culturale, no? E tutte fanno attività di lobby, perché parlando di cultura, visto che c'è l'assessore Sarno, quante associazioni piccole di Nichelino ti avranno detto come mai il bando della regione sulla cultura mette il minimo a 10.000 euro per il progetto? Perché per le piccole associazioni è tremendo, non hanno organizzato una lobby, però sono sicuro che te l'hanno detto tutti, no? Mentre le lobby organizzate, come possono essere l'AGIS o il Comitato Emergenza Cultura, questo tema non me l'hanno mai posto, e quando abbiamo fatto il testo unico della cultura non ce l'hanno mai posto, perché sono tutti grandi, robusti, no? E in definitiva io penso che però investire sull'emersione del confronto che noi abbiamo qua dentro con la rappresentanza della società civile nel processo legislativo e l'implementazione di questa occasione di confronto possa portare, anzi porterà sicuramente, se lo costruiremo bene, al miglioramento della qualità della nostra produzione legislativa. Di questo sono sinceramente convinto, perché il nostro sistema, che probabilmente ha una sovrapproduzione di strumenti legislativi, io questo non è questo l'argomento di oggi, però ci porta a legiferare su tali e tanti e dettagliati di piccoli settori di interventi legislativi, per cui noi abbiamo bisogno di confronti tecnici decisamente approfonditi, specifici, particolareggiati, che noi qua dentro da soli non siamo in grado di garantire in termini di competenze necessarie da recepire. Solo l'operatore che sul campo poi si deve occupare di applicare la norma, e con operatore io intendo non solo il privato ma anche il funzionario del comune, che poi
quella norma deve trasformarla in un modulo, in una pratica, in un sì o in un no, ha veramente contezza di che cosa vuol dire anche rispetto alla nostra macchina amministrativa, che invece si occupa soltanto di vedere queste cose dall'alto. Se non ci confrontiamo con gli altri, noi non ce la possiamo fare. Ieri, chiudo così, abbiamo partecipato a un incontro interessante che si è tenuto sulla circolare Gabrielli, in quel di Cuornier. Una rappresentanza di canavesani, tra il serio e il faceto, hanno detto: caspita, la regione ha appena dato 500.000 euro per realizzare il nuovo museo della ceramica a Castellamonte. Qua a Cuornier c'è un teatro che è chiuso da un sacco di tempo, come mai non ci avete considerato? Perché? L'assessore che era presente, a cui non manca, diciamo, la schiettezza, come sa chi la conosce, e gli ha detto: scusate, ma io non ho mica la parapsicologia, nessuno è mai venuto a dirmi che c'era un teatro chiuso a Cuornier. Organizzatevi, assessore, sindaco, voi i vostri interessi dovete rappresentarli, se voi mi segnalate le questioni, no, non vuol dire che la regione deve prendere in considerazione, ma che almeno sa, conoscerà le questioni e quando prenderà le sue decisioni le prenderà con una conoscenza più completa della realtà. Gli interessi, anche quelli locali e quelli delle categorie, si devono organizzare per essere rappresentati, perché vi assicuro che chi si trova a fare il decisore politico da solo non ha la conoscenza completa del mondo e della sua complessità. Grazie. Allora, ringraziamo il Presidente Valle, ringrazio ancora i relatori di questa mattina delle due sessioni, direi che la discussione è stata molto molto ampia, approfondita e ci dà degli importanti spunti per il futuro, anche sulla base degli impegni che abbiamo appena sentito, quindi non è una minaccia, ma insomma, ci risentiremo presto. Grazie ancora e buon fine settimana a tutti.